ringrazio i presenti perché ora in presenza siamo tutti eroi, no? Perché accettiamo l'avventura. Allora, mi fa piacere salutare i presenti, salutare le autorità. Tra l'altro non è qui segnato, ma è presente anche il dottor Michele Di Sivo, che è il soprintendente archivistico della Toscana, a cui chiederò di, se vuole, fare un saluto, perché non era previsto, eccetera. Allora, io devo fare brevissimi saluti perché tra l'altro c'è per esempio il dottor Patuelli, presidente di ABI, che deve correre a Roma. Però intendo prima di tutto ringraziare il gruppo Intesa San Paolo, qui rappresentato da dottoressa Costa, responsabile dell'archivio della... Non si sente nulla? Ah, bellissimo. Tanto fino ad ora non ho detto cose eccezionali. Allora, mi siederò. Allora, volevo ringraziare prima di tutto Intesa San Paolo, che ci dà oggi la possibilità di questa cerimonia. Infatti, nella primavera scorsa, Intesa San Paolo, che ha incorporato Cassa Risparmio di Firenze, ha accettato, ma anzi ha gradito, direi, il gruppo Intesa San Paolo, proprio senza bisogno di fare pressioni, ha accettato di donare alla Fondazione Biblioteche e Cassa Risparmio di Firenze l'archivio storico della banca incorporata. Questo quindi con un'attenzione particolare al significato di questo archivio, archivio vincolato per il suo particolare interesse storico, e questo ha un suo significato perché in certo qual modo l'archivio rimane in casa. Se voi guardate per la parete in fondo, laggiù c'è tutto l'archivio, sono circa 750 volumi e c'è praticamente la storia d'Italia, di Firenze e dintorni dal 1829 fino ai tempi nostri. Gli archivi storici, secondo me, gli archivi storici bancari hanno un'importanza clamorosa per l'effetto della loro obiettività, perché gli archivi di fondazioni, anche illustri, sorte per motivazioni in ricordo di personalità rilevanti, eccetera, hanno tutte già a prioristicamente un loro orientamento. Invece gli archivi bancari sono aridamente obiettivi, perché gestiscono degli eventi che hanno prodotto la vita della banca. Per esempio, nell'archivio storico della Casa di Firenze c'è tutta la problematica relativa alla Firenze Capitale, al dopo della Firenze Capitale, alla crisi della bolla immobiliare dell'epoca. Poi c'è tutta una serie di argomenti relativi all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, argomenti che attengono alla possibilità per gli studiosi di avere fonti obiettive su cui orientarsi. Noi siamo abituati da sempre ad avere negli storici personalità, insomma, per esempio, io non ho mai capito con Erodoto se Temistero era un mascalzone o era un eroe, se era un senza Dio, no, per quella storia delle erme, eccetera, oppure è così anche Tacito, che aveva in odio gli imperatori, Nerone un mascalzone, ma in realtà poi sembra che invece fosse un filantropo. Allora, la storia scritta in modo estremamente soggettivo ha avuto la possibilità di essere riorientata, specialmente con lo sforzo che ha fatto De Felice, di cui noi abbiamo tutto il suo fondo, che ha cominciato a dire che bisognava scriverla per atti, per documenti. Poi la cosa curiosa è che tutti si indignavano all'epoca in cui si diceva che De Felice era un revisionista polemico, eccetera. Poi però, dopo De Felice, hanno cominciato a scrivere sui documenti storici, che però, più che altro giornalisti, che parcellanizzano
Allora si prendono un po' di documenti qua e là e si riscrive la storia in modo non obiettivo. Comunque, io volevo ringraziare, appunto, l'ho già fatto, il gruppo Intesa San Paolo, perché pensate, il gruppo Intesa San Paolo, si dice Intesa San Paolo, ma è il coacervo di una quarantina di banche, forse anche di più. Molte di più. Molte di più, no, perché quando per esempio è stato incorporato la Casa del Premio Principe Lombardo, Cariplo, ma questa aveva già a suo tempo incorporato una quindicina, venti, e così l'Istituto San Paolo di Torino e la Comit, per dire, ma insomma noi stessi piccolini avevamo già, quando siamo arrivati alla concentrazione, il controllo di 12 casse di risparmio dell'Italia centrale e poi anche nel tempo precedente il Montepio e poi altre realtà, eccetera. Quindi, volendo, se vogliamo in effetti scrivere gli annali della storia d'Italia, non si può prescindere dal gruppo Intesa San Paolo e nel nostro caso, per la storia di Cassa e Risparmio di Firenze, cioè della Toscana e della città, prescindere dal nostro archivio storico. E quindi grazie ancora, buon lavoro. Credo che ora il presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze voglia dare un saluto. Buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio chiaramente Intesa San Paolo, con la quale facciamo veramente un grande lavoro insieme su Firenze, sotto tanti punti di vista, il punto di vista culturale, il punto di vista di solidarietà, il punto di vista anche di progetti estremamente innovativi che sono stati fatti proprio dopo questa rivoluzione derivata dal Covid. Quindi il nostro connubio è un connubio estremamente collaudato e soprattutto che dà grandi soddisfazioni. Poi ringrazio il presidente Aureliano Benedetti perché ha subito dato una grande dimostrazione di cultura e di storia in 3 minuti e mezzo, quindi lo ringrazio. E poi ringrazio soprattutto il presidente dell'ABI, a cui do un caloroso benvenuto, è sempre un vero piacere averlo a Firenze e un grande onore. La cerimonia di stamattina chiude il cerchio di un lungo percorso che vede tornare nella sua sede originaria il bellissimo palazzo progettato dall'architetto Giovanni Michelucci, l'imponente archivio storico della Cassa del Risparmio di Firenze, recentemente conferito da Intesa San Paolo alla Fondazione Biblioteche. Quando la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze è nata, nel 2015, grazie all'impegno di Fondazione CR Firenze e di Banca CR Firenze, abbiamo salutato con grande soddisfazione la costituzione dello straordinario patrimonio librario di circa 80.000 volumi che è stato messo a disposizione dagli studiosi e della collettività e che negli anni si è ulteriormente arricchito. Solo per citare alcune delle raccolte di cui questa istituzione è dotata: il Fondo Roberto Ridolfi, il Fondo Ruggero Bazzani, il Fondo Dino Pieraccioni, il Fondo Renzo De Felice, il Fondo Rosario Romeo e il Fondo Margiotta Broglio. Stamani salutiamo dunque con lo stesso orgoglio il ritorno nella sua casa dell'archivio storico della Cassa di Risparmio di Firenze. Dobbiamo ringraziare chi all'interno della banca ha operato una silenziosa quanto efficace opera di salvataggio di importanti serie cartacee del Novecento, altrimenti quasi sicuramente perdute e ora messe in sicurezza a futura memoria. L'archivio storico della Cassa del Risparmio di Firenze è adesso una realtà preziosa che, come per i fondi librari, viene messa a disposizione del pubblico e degli studiosi. Per il suo valore, la Soprintendenza Archivistica per la Toscana lo ha dichiarato di interesse storico particolarmente importante. Nei 260 metri lineari che sono ordinati sugli scaffali della Fondazione Biblioteche non è custodita solo una parte significativa della storia della banca e del suo territorio, ma anche e soprattutto una grande storia di carità, previdenza e solidarietà.
La Cassa di Risparmio è infatti nata nel 1829 grazie alla volontà di 100 illustri personalità appartenenti alle diverse anime della società civile dell'epoca che, sensibili allo sviluppo economico e sociale di Firenze e della Toscana, decisero di far nascere la banca per assicurare uno strumento che aiutasse a livello economico anche le classi meno agiate. Mi piace sottolineare che ancora oggi, a distanza di 192 anni da quel 1829, la nostra fondazione prosegue con lo stesso spirito quell'azione di collante sociale che nel tempo e nell'arco della propria storia pluridecennale è cresciuta e si è rafforzata. E oggi possiamo affermare di essere un solido e autorevole punto di riferimento nella costruzione di quel sistema Firenze che vede fortemente impegnate istituzioni pubbliche e private. Con questo spirito e con l'augurio di poter essere al servizio del territorio ancora per tanti anni, saluto tutti voi e lascio con piacere la parola al Presidente Patuelli. Grazie. Cari presidenti, signore, signore, amici fiorentini, prima di tutto il ringraziamento lo faccio io, che sono invitato in questa magnifica città, in questo luogo di cultura, di sensibilità economico-finanziarie e bancarie elevatissime. Vedo più sole qui che altrove ed è non solo una luce di carattere fisico, ma una luce di carattere culturale. Apprezzo molto che Intesa San Paolo abbia deciso di destinare questo importantissimo archivio alla fondazione delle biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze. Lo apprezzo per molteplici ragioni. Prima di tutto perché non era una scelta obbligata. Intesa San Paolo ha un archivio storico meraviglioso. Non lo dico qui perché c'è la dottoressa Barbara Costa. Io l'ho conosciuto soprattutto con la dottoressa Pino anche per mie curiosità personali. L'archivio storico di Intesa San Paolo nasce e cresce soprattutto attorno a quella che fu l'archivio storico della Banca Commerciale Italiana. E le tante pubblicazioni di questo ultimo decennio di quell'archivio storico da parte dell'archivio di Intesa San Paolo testimoniano lo spessore culturale, il respiro internazionale, le sensibilità istituzionali, le capacità innovative che la banca commerciale ebbe anche in particolare negli anni 30 per uscire da quella crisi bancaria e anticipare quella che fu la riorganizzazione bancaria anche con l'invenzione del modulo di fido, che fu una invenzione del braccio destro di Raffaele Mattioli, cioè Giovanni Malagodi, negli anni 30. E poi tutta la fase anche esistenziale, dove le pubblicazioni di Intesa San Paolo hanno chiarito per tutto quello che riguarda il lato Comit e non solo Comit, quanto è stato l'aiuto di carattere finanziario che scavalcava, superava, aggirava la linea gotica a sostegno della lotta di liberazione e del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia. Quindi, avendo un archivio così forte, il non destinare anche l'archivio di Cassa Risparmio Firenze a quello è una scelta ulteriormente motivata, non motivata da una necessità, ma da una decisione lodevole. Lodevole non solo in riconoscimento del ruolo che la Fondazione di Firenze e la Fondazione Biblioteche svolgono attualmente e prospetticamente, ma a mio avviso, leggo in filigrana, in connessione con tutta una serie di significati. Prima di tutto il riconoscimento di Firenze polo e capitale tuttora della cultura. A Firenze c'è la Biblioteca Nazionale Centrale ed è l'unica fra le biblioteche nazionali che si chiami centrale e ha un senso perché tutti i tipografi d'Italia debbono inviare loro, i tipografi, non gli editori,
quindi prima ancora che esca dalla tipografia devono inviare da un secolo e mezzo una copia di tutto ciò che pubblicano alla Biblioteca Nazionale Centrale. Quindi a Firenze c'è tutto ciò che è stato pubblicato nell'ultimo secolo e mezzo circa. In secondo luogo, perché l'esperienza della Cassa di Risparmio di Firenze non è una delle tante esperienze delle centinaia di casse di risparmio che sono nate fra l'Ottocento e il primo Novecento. È un'esperienza particolare, emblematica, di grande rilievo. Innanzitutto le casse di risparmio sono nate di due tipi: o per iniziativa di istituzioni, enti benefici e organismi similari, o di persone. Ha già ben detto il presidente Salvatori che nel 1829 a Firenze è nata una banca filantropica per iniziativa di 100 capitalisti filantropi. Ecco, attenzione, è nata quando mica in tutta l'Italia ne nascevano sostanzialmente in due stati preunitari: nello Stato Pontificio, che allora si chiamava Stato Romano, e nel Granducato di Toscana. Ci sono poi pochissime eccezioni a questa norma, a questa regola, che viene da più lontano. Le casse che nascono nello Stato Romano, nello Stato Pontificio, nascono con lo scudo romano. Quelle che nascono nel Granducato nascono con il fiorino, che era sopravvissuto ai mutamenti dinastici ed era stato confermato come simbolo della monetazione anche dai Lorena, ancorché aveva un collegamento di carattere finanziario soprattutto con l'impero d'Austria ed Ungheria, con l'impero asburgico, però c'era il fiorino. E di conseguenza nel 1829, quando venne fondata la Cassa di Risparmio di Firenze, venne fondata con i fiorini. Le sottoscrizioni dei 100 soci furono fatte in fiorini e la Cassa di Risparmio lavorò in fiorini per almeno 30 anni, giuridicamente per 34 anni e mezzo. Questi 30 anni vedono, nei primi anni, un segretario del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Firenze che si chiama Bettino Ricasoli. A testimonianza che in questi organismi, che non erano sottoposti a una repressione austro-ungarica, si sviluppavano le forme possibili delle libertà tollerate. Ma Firenze era già capitale, perché aveva già i geografili che nelle forme possibili si occupavano di economia e non solo economia agricola. Avevano a Firenze già allora l'Accademia della Crusca, che si occupava di lingua e di tutto ciò che è attorno alla lingua italiana. Sarebbe nato dopo qualche anno il gabinetto Vissieu, che avrebbe aperto nuove finestre e nuove prospettive, e ne cito solo i principali. Ecco che quindi l'esperienza della Cassa di Risparmio di Firenze si vede già qui, che ha una serie di originalità, e queste originalità si sviluppano in questi atti. Quando ho finito di fare il presidente dell'ABI, chiederò di poterli consultare, e io voglio vedere, proprio da curioso, qual sono, come dalla Cassa di Firenze venne vissuto il 1848. Perché come vive la banca rispetto alle istituzioni e ai rischi finanziari e ai rischi dei prestiti? Quel grande movimento che poi finì tristemente con il 49. E di nuovo, come visse il 59, quando un suo esponente,
perfino segretario del Consiglio di Amministrazione, Bettino Ricasoli si sposta ad avere funzioni pubbliche di rappresentanza dell'ex Granducato e di costruzione dell'Italia Unita, per non parlare di quando Bettino Ricasoli diventa Presidente del Consiglio subito dopo Cavour. I plebisciti del marzo del 1860, che sono doppi nell'Emilia, nelle Romagne e nel Granducato di Toscana, come vengono vissuti negli atti del Consiglio? Probabilmente vengono vissuti in maniera molto sintetica. Io sono andato a vedere negli atti conservati, i verbali della Cassa di Risparmio di Ravenna, ottocenteschi, questi eventi vengono visti dal Consiglio in maniera molto asciutta, poiché il Consiglio si occupa di economia, di prestiti e di beneficenza. Però pur in modo asciutto si vedono gli stili, si vedono gli spessori, si vedono gli orizzonti. Per non parlare della unificazione monetaria. L'unificazione monetaria è legge Gioacchino Napoleone Pepoli, un bolognese, si chiamava Gioacchino non a caso, discendeva da Murat, ha tenuto il nome di Napoleone per connessione e per incarico, parliamoci chiaro, soprattutto di Minghetti, l'unificazione monetaria italiana è con legge Gioacchino Napoleone Pepoli di fine 63 che si applica dal 64. Quindi qui si vede com'è l'unificazione monetaria della Toscana nella lira italiana, lo si vede qui e lo si può vedere solo di qui come il fiorino viene concambiato. I concambi erano definiti nazionalmente sulla base del peso delle monete d'argento o di altre tipologie metalliche, però le problematiche del passaggio del primo changeover lo vediamo qui in questi atti che oggi festeggiamo. Ecco che anche i problemi connessi, le problematiche, le preoccupazioni che poi normalmente quando ci sono i cambi di valuta sono di natura inflazionistica, sono valutati in che maniera? Questo è un pozzo per gli studiosi, è un pozzo per la storia d'Italia ed è un pozzo originalissimo, perché di casi in cui ci fosse un orizzonte su una moneta specifica come questa, Granducale Toscana, è un orizzonte di questo genere, Firenze su Firenze, era sola, unica. Un anno dopo l'entrata in vigore della unificazione monetaria, viene all'improvviso a diventare capitale Firenze. Ma quali sono le emozioni, le valutazioni di chi amministrava la Cassa di Risparmio? Lo si vede solo qui. Anche magari scopriremo delle valutazioni non note, perché Minghetti la capitale in origine non la voleva portare a Firenze. Minghetti, qui ho illustri i miei professori che mi stanno dando un ulteriore esame per intenderci, Minghetti la voleva portare a Bologna, la capitale provvisoria. E furono i generali, il ministro della guerra all'epoca, che gli dissero che Bologna era difficilmente difendibile rispetto a un nuovo attacco austriaco che avrebbe passato facilmente il Po e sarebbe arrivato direttamente a Bologna. Quindi Bologna non andava bene, bisognava averci almeno la difesa dell'Appennino per poterla meglio proteggere. E quindi a sorpresa arrivò a Firenze la capitale, e quindi vediamo gli anni di Firenze capitale non solo nei due volumi indimenticabili di Giovanni Spadolini fatti per il centenario di Firenze capitale e riediti per merito di Cosimo Cecuti qualche anno fa quando c'è stato il 150°, ma vedere da dentro l'istituto finanziario più importante qui mi sembra un fatto di grande rilievo. Come di grande rilievo potranno essere le scoperte dal 71, da quando la capitale partì, anche questo in maniera molto imprevista. Non era previsto che ci sarebbe stata dal 65 al 71,
Chi è che lo poteva immaginare che Napoleone III perdesse così rovinosamente mentre era stato prima in auge? E in quei pochi anni i festeggiamenti danteschi, il 65, tutto quello che significò il significato culturale della nuova capitale per la nuova Italia. Qui ci sono dei germi di analisi. Vado avanti e finisco presto. Così come le mie curiosità sono vedere come fu vissuta da qui la crisi della Banca Romana, perché era un istituto di emissione. Essendo un istituto di emissione, quali potevano essere le preoccupazioni che a Firenze ci fossero nel patrimonio, nelle casse, nella cassa di risparmio, delle banconote doppie della Banca Romana? È un interrogativo che si pone. Ebbene, poi la vita complessa, la Prima Guerra Mondiale, Caporetto, soprattutto le conseguenze successive a Caporetto, e per andare poi a quello che fu il difficile dopoguerra e la Seconda Guerra Mondiale, i mesi del fronte, i giorni della liberazione di Firenze. Ecco, il vedere che cosa c'è negli archivi della Cassa, del Consiglio della Cassa, sarà di grande rilevanza. Così come, finisco, vedere come il Consiglio della Cassa visse a Firenze l'alluvione di Firenze del novembre del 66. Ecco, tutto ciò è connesso. Il portare da parte di Intesa San Paolo, non nel proprio archivio istituzionale a Milano, fra l'altro dietro la casa di Alessandro Manzoni, non in un luoghi casuali, dietro il grande complesso che fu della Banca Commerciale e che ora è museale per Intesa San Paolo, ma portarli qui, in via Bufalini, in questo giacimento di cultura, di memoria e di studi, penso che possa dare una grande nuova potenzialità di ulteriori approfondimenti di studi bancari, ma mai disconnessi dal contesto storico in cui le banche necessariamente operano. Grazie e buon lavoro. Grazie Antonio, perché te, siccome tu conosci il Risorgimento di giorno in giorno, l'hai vissuto tutto, hai fatto una panoramica incredibile, ti ringraziamo tanto. E ora vorrei che prendesse la parola la dottoressa Barbara Costa, che appunto è la rappresentante del donante. Buongiorno a tutti, ringrazio di cuore per l'invito la Fondazione Biblioteche, nelle persone del suo presidente Aureliano Benedetti, della sua segretaria Paola Mosi, che è anche collega, il dottor Luigi Salvatori. Ringrazio moltissimo il dottor Patuelli per la costante attenzione che ha nei confronti degli archivi di Intesa San Paolo, del sistema di archivi ormai. E, tra l'altro, un'attenzione che è anche quella di un utente dell'archivio che consulta e chiede i documenti per i suoi studi. Permettetevi di ringraziare anche tutto lo staff dell'archivio storico e in particolare la collega Paola Chiapponi, che oggi non è potuta venire qua. E la collega coordina tutte le attività di salvaguardia sui numerosissimi archivi del gruppo, e potete immaginare quanto sia complessa la sua attività ora che stiamo gestendo e prendendo in carico gli archivi storici di provenienza UBI. E lei ha seguito anche da vicino le attività legate al conferimento dell'archivio dell'archivio storico della Cassa di Risparmio di Firenze che celebriamo oggi.
Anche il mondo degli archivi, un po' come tutte le realtà che si occupano di beni culturali, vive un periodo di grande complessità e moltissime sono le sfide che ci attendono, e in particolare non solo quelle legate alle nuove tecnologie digitali, al loro utilizzo e anche ai rischi connessi ad esse. Mai come nei mesi appena passati, del resto, la disponibilità di fonti accessibili a tutti sul web ha accelerato una riflessione sui cambiamenti e sull'impatto che la nostra professione sta affrontando in questi anni. Questa necessaria riflessione però non può esimerci da un rinnovato impegno per il recupero, la salvaguardia, la trasmissione e la condivisione delle fonti storiche delle aziende nelle quali operiamo, ben consapevoli che gli archivi di cui stiamo parlando, come dicevano le persone prima di me, sono un tassello non secondario, anzi direi fondamentale della storia del nostro paese. Sono fonti spesso imprescindibili per ricerche in svariati ambiti, direi dalla storia economica alla storia dell'arte, passando per la storia d'impresa, per la storia sociale, politica dell'architettura. Nel titolo del mio intervento metterò l'accento su tre azioni: conservare, condividere, restituire, che in qualche modo indicano dal punto di vista metodologico anche il percorso che abbiamo fatto insieme alla Fondazione Biblioteche e che ha portato a restituire alla città il patrimonio archivistico della Cassa di Risparmio di Firenze, una delle casse di risparmio più antiche e importanti sorte nella penisola, fondata nel 1829. Come noto, le casse di risparmio, fin dalla loro nascita, offrono un contributo sostanziale alla crescita e alla prosperità delle comunità di riferimento, e non è quindi un caso che gli archivi storici delle casse di risparmio costituiscano davvero una miniera di informazioni sulla storia dei territori sui quali la loro attività veniva portata. La mia esposizione si fonda per lo più su un'esperienza quotidiana di lavoro in un grande archivio plurale, qual è l'archivio di Intesa San Paolo. Questo è un laboratorio per molti versi privilegiato, un vero sistema di archivi in continuo accrescimento e in dialogo fra loro. Sono oltre 15 chilometri lineari ormai gli archivi che abbiamo in gestione, con documenti dalla fine del 300 fino ai file, fino all'inizio degli anni 2000. Sono archivi cartacei, sono archivi fotografici, ci sono oggetti, ci sono video. È un sistema appunto di archivi in dialogo fra di loro che viene gestito all'interno di questo grande progetto della banca, che è Progetto Cultura. Progetto Cultura è l'insieme delle iniziative di Intesa San Paolo volte a promuovere la cultura del nostro paese. È diretto da Michele Coppola e l'archivio trova una collocazione all'interno di questo progetto che ne sostiene e valorizza le peculiarità e le potenzialità. Credo che l'attenzione della nostra banca per il mondo degli archivi, naturalmente in generale per il patrimonio culturale, ma specificamente anche per il mondo degli archivi, sia un unicum a livello mondiale, assolutamente, perché non credo che ci siano altre istituzioni finanziarie che hanno dedicato così tanta attenzione al proprio patrimonio storico. Le banche italiane negli ultimi decenni hanno vissuto cambiamenti epocali su impulso delle spinte portate dalla globalizzazione, dalle sfide indotte dalle nuove tecnologie e soprattutto, per quanto riguarda gli archivi, dai processi di fusione che hanno così tanto inciso sulla creazione, sulla tutela, sulla gestione degli archivi e anche, se permettete, sulla nostra professione di archivisti, che davvero per molti versi è molto, molto cambiata negli ultimi anni. Però molte domande che noi ci poniamo ci ponevamo ieri, in realtà sono le stesse che ci poniamo anche oggi. Che cosa conservare
E qui si apre un'enorme domanda legata alla problematica degli scarti, perché noi non possiamo conservare tutto. E il tema dello scarto è uno dei temi più delicati che dobbiamo affrontare nella nostra professione. Come conservare? Quali modelli descrittivi adottare? Come garantire la sostenibilità nel lungo periodo dei nostri archivi? Perché noi siamo dei custodi pro tempore di quello che abbiamo, ci è stato tramandato, e abbiamo il dovere di tramandare e di trasferire in buon ordine quello che abbiamo ricevuto. E poi la domanda fondamentale, perché noi non siamo solo dei conservatori, anche se questo termine è meraviglioso, io sono molto onorata quando mi definiscono un conservatore, ma anche come interagire con i fruitori delle nostre fonti e renderle sempre più aperte e fruibili dal grande pubblico. Dicevamo conservare gli archivi delle aziende incorporate mantenendone l'identità e l'ordinamento, anche se spesso questi archivi sono dispersi in territori molto vasti, è una delle principali problematiche con cui noi ogni giorno ci troviamo a dover operare. E qui mi riferisco direttamente al caso di cui stiamo parlando oggi, è necessario, dove possibile, ma bisogna fare in modo di farlo, conservare gli archivi, e in particolare gli archivi delle casse di risparmio, nei luoghi dove si sono formati, e compiere ogni sforzo per rafforzare il legame fra questi patrimoni e il loro territorio di riferimento. Tutto questo ben consapevoli che gli archivi fusi non sono tutti uguali per qualità della documentazione, per valore storico, perché purtroppo noi sappiamo bene che c'è arrivato quello che ci è stato tramandato. La storia degli archivi è una storia spesso di disastri, è una storia di incuria. Per fortuna non è il caso di questo meraviglioso archivio di cui oggi stiamo parlando, però purtroppo non è sempre così positiva la situazione. Noi però dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per salvaguardare anche magari quel poco che è rimasto degli archivi di alcune istituzioni. L'archivio storico di Intesa San Paolo, dopo aver ottenuto dalla banca la responsabilità della tutela del patrimonio storico dei singoli istituti incorporati appunto nel gruppo, ha operato secondo un modello che in alcuni casi appunto ha previsto la gestione interna e diretta dei patrimoni archivistici. Il dottor Patuelli parlava della Comit, c'è poi a Milano l'archivio della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, del Banco Ambrosiano Veneto. A Roma abbiamo il meraviglioso archivio dell'Istituto Mobiliare Italiano, a Venezia l'archivio della Cassa di Risparmio di Venezia. Però in altri casi appunto la scelta è stata quella di conferire l'archivio a un ente che ne potesse garantire la conservazione e la pubblica fruizione. È il caso naturalmente di cui stiamo trattando oggi, ma per esempio è il caso del credito industriale sardo, che è stato conferito, la cui parte storica è stata conferita all'archivio di Stato di Cagliari. È il caso dell'archivio della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, conferito all'archivio storico, appunto all'archivio di Stato di Padova. Conservare è quindi alla base di tutto, perché cosa valorizzo se prima non ho conservato, però aggiungo anche cosa valorizzo e come valorizzo se prima non conosco quello che ho in casa. E qui c'è tutto il tema appunto del controllo intellettuale, della necessità fondamentale di descrivere questi patrimoni prima di poterli condividere con tutti. In questo momento l'archivio metodologicamente, nel momento in cui acquisisce gli archivi di banche fuse incorporate in Intesa San Paolo, per prima cosa svolge un'analisi del soggetto produttore, la sua storia archivistica, e ne traccia la genealogia, perché appunto la storia di Intesa San Paolo è una storia in cui confluiscono le storie
per quanto riguarda solamente il ramo Intesa, del ramo UBI ci stiamo occupando adesso, ci occuperemo nei prossimi mesi, fino ad oggi noi abbiamo trovato 322 istituti bancari che nei tempi, dal 400, sono confluite in Intesa San Paolo. 322 banche sorte in 189 località di tutto il territorio italiano e in questo momento conservati presso 17 enti conservatori diversi. Uno è naturalmente la Fondazione Biblioteche. Questa genealogia così complessa e articolata è descritta in un sito che tutti potete vedere, è la mappa storica di Intesa San Paolo, in cui ogni banca ha, da quelle piccolissime alle grandi banche, appunto, come può essere la Comit, hanno una loro dignità, una loro scheda, hanno la ricostruzione della loro tradizione archivistica, dove è possibile c'è anche un più o meno ampio apparato iconografico, in modo tale da dare a tutti, anche a chi non verrà mai magari nella nostra sala di studio a consultare i documenti, appunto un atlante, una mappa della storia delle nostre banche. L'altra operazione fondamentale che stiamo facendo è quella di digitalizzare e aprire al pubblico i verbali dei consigli di amministrazione di tutte le banche confluite nel gruppo dalla loro fondazione fino alla fine degli anni 60. Naturalmente anche per la legge archivistica, poi noi abbiamo i 40 anni di, come dire, di protezione che la legge ci consente, però fino a tutti gli anni 60 man mano stiamo aprendo tutti i verbali dei consigli di amministrazione e i bilanci di tutte le banche. Questo vuol dire che ogni cittadino, ogni persona può entrare nel sito e scaricarsi il PDF dei verbali, cioè del documento originale che si può leggere senza alcuna, come dire, intermediazione. In un contesto metodologico coerente e unico per tutti gli archivi che gestiamo, a ogni archivio è stata data una diversa progettualità, in modo tale proprio sul versante della valorizzazione, cercando di coinvolgere il più possibile interlocutori locali, storici in primis, perché, come dicevamo, gli archivi spesso traggono la loro forza proprio dal radicamento sui territori di riferimento. E questo è, diciamo, la spinta principale che ci ha portato a fare questo atto di conferimento. Mi avvio alla conclusione. La creazione e la condivisione di strumenti descrittivi intellegibili e completi è uno snodo fondamentale nel tracciare una netta linea di demarcazione fra un archivio di impresa maturo e uno impreparato di fronte alle sfide del futuro. Anche in questo caso non c'è nulla di nuovo. Noi parliamo del ruolo dell'archivista come mediatore fra il documento e i suoi fruitori. Ma questa mediazione, per portare i suoi frutti, deve essere preparata all'interno di un'ampia progettualità che amplifichi la ricchezza e l'articolazione dei contenuti prodotti dagli archivisti e arrivi appunto in modo efficace a fruitori dell'archivio a diversi livelli. Io personalmente penso che noi archivisti lo stiamo già facendo, ma dobbiamo sforzarci sempre di più per comunicare a tutti come ci si può servire di questi archivi. E questa competenza non è un accessorio della nostra professione, è una sua parte fondante e può fare la differenza nel momento in cui noi abbiamo la necessità di raggiungere una platea di utenti che non è quella degli specialisti necessariamente. Oggi la tecnologia ci offre la possibilità di fare tantissimo da questo punto di vista. Perché la forza degli archivi è proprio quella, è quella che li rende unici e io penso quella che li proteggerà in futuro, è proprio quella di essere detentori di una quantità di formazioni di prima mano affidabili
Per questo saranno destinati a ricoprire un ruolo sempre più significativo nel futuro. Gli archivi e le fonti primarie sono i principali antidoti contro le fake news di cui tanto si parla. La restituzione che celebriamo oggi, oltre a sancire l'amicizia e la collaborazione fra le nostre istituzioni, è un invito a riscoprire e a conoscere un patrimonio documentario di grande valore, a disposizione degli studiosi, ma soprattutto di tutti i cittadini. Ecco, è un patrimonio che al di là dei suoi contenuti specifici, che come diceva il dottor Patuelli sono di un interesse estremo, però secondo me può anche comunicare gli stessi valori che ogni archivio porta al proprio interno, perché gli archivi sono dei luoghi, dei presidi della nostra democrazia e sono dei pilastri e la cui, come dire, vita dipende anche dal presidio che tutti i cittadini sapranno fare di questi luoghi. Quindi io ringrazio ancora di cuore per l'invito e soprattutto io penso che davvero questo archivio non poteva andare in mani migliori. Grazie. Ringrazio la dottoressa Costa della sua relazione così appassionata e questo ci fa capire come lei il suo lavoro lo ami perdutamente e quindi grazie. Poi penso che potremmo avere gli atti del suo intervento. Ecco, prima di dare la parola al dottor Faldi, chiederei al dottor Michele Di Sivo se vuole fare un suo saluto, dato abbiamo la fortuna di averlo qui presente, è il nuovo sovrintendente archivistico per la Toscana. Grazie. Se vuol venire anche qua da me, al posto mio. Okay. Buongiorno a tutti, sarò breve per un saluto che credo doveroso. Io ho l'onore da qualche giorno di essere sovrintendente archivistico della Toscana, incarico che ho preso da Sabina Magrini, che è qui, che è stata sovrintendente fino al 31 ottobre. E qui, ecco, brevemente volevo semplicemente salutare e ringraziare e dire che sono ben lieto di esordire pubblicamente per questa iniziativa, che mi pare rappresentare un equilibrio che io definirei solido e delicato nello stesso tempo. Ovvero, abbiamo sentito qui dalla dottoressa Costa un intervento di un archivista, chiaramente, che già diceva delle cose importanti. Credo di confermare assolutamente quello che lei ha detto a proposito dell'unicità dell'archivio storico di Intesa San Paolo, dell'unicità mondiale, lei ha fatto questo riferimento, e per quello che mi consta è così, cioè siamo di fronte a un'esperienza unica. Si parlava di 322 enti produttori dal XIV secolo, perché ci sono i Monti di Pietà, quindi un oggetto che noi archivisti chiamiamo complesso archivistico e che è forse uno dei più complessi fra i complessi archivistici che conosciamo. E c'è su questo una problematica che io segnalo brevemente, che è importante ed è interessante. È il frutto di una storia di concentrazioni bancarie, di modifiche strutturali del sistema bancario che abbiamo avuto in questi anni e che porta con sé un patrimonio documentario che tende verso l'accentramento, accentrandosi questi diversi affluenti che vanno verso un unico grande fiume. Nello stesso tempo noi abbiamo in Italia una cultura archivistica profonda, importante, che ha una sua matrice che viene dalla Costituzione, dall'articolo 9 della Costituzione, che è una matrice che mette al centro la territorialità del patrimonio, la territorialità
musicalità anche degli archivi del patrimonio storico. Quindi da un lato abbiamo una concentrazione di documentazione importantissima e dall'altro una nostra grande cultura archivistica che è invece di natura territoriale. Questo non lo è soltanto per gli archivi privati o per gli archivi degli enti pubblici non statali, ovviamente, ma anche per l'organizzazione degli archivi di Stato. Questo è proprio del nostro paese, che ha una cultura molto diversa, per esempio, dalla Francia. E questo è già dentro l'articolo 9 della Costituzione, che è un articolo fondamentale. La nostra è la prima Costituzione del mondo che parla di tutela del patrimonio culturale, del patrimonio storico, e mette insieme tre concetti importanti. La mette in capo alla Repubblica, e non allo Stato, ma alla Repubblica, e introduce in un articolo semplicissimo, scritto benissimo come tutta la Costituzione, dei concetti complessi, come il rapporto tra il patrimonio culturale, il patrimonio storico e il paesaggio e la nazione. E per paesaggio non si intende soltanto le montagne e le colline, ma si intende il contesto. E quindi la nazione. Allora, qui siamo in una regione come la Toscana, che è di per sé capitale della cultura mondiale, Firenze capitale, ma il territorio della Toscana, zona capitale del patrimonio culturale e storico italiano e quindi del mondo, guardate, perché il patrimonio archivistico italiano è il più grande del mondo, e quindi siamo in una regione che è tra le più importanti del mondo da questo punto di vista. E allora tenere insieme questo equilibrio fra centralizzazione e invece territorialità è molto importante, è un equilibrio per questo solido e delicato. Mi pare che in questa iniziativa sia stato pienamente realizzato. Io sono molto contento di fare il mio primo intervento come sovrintendente in una situazione di questo tipo, che mi pare virtuosa, e credo anch'io che sia in buone mani questo archivio, che la soluzione complessa che è stata adottata risponda pienamente alla nostra cultura. Grazie. Dottor Faldi, a questo punto è lei che deve prendere. Sì. Scusa un secondo. Il dottor Faldi è il vice sovrintendente ed ecco lui, sono molto contento di ascoltarlo oggi perché è un erudito e un grande esperto di questo tipo di patrimonio. Grazie. Salve, grazie per l'invito da parte della Fondazione Biblioteche. Io voglio articolare l'intervento prendendo lo spunto da quanto è stata alcune affermazioni dei relatori che mi hanno preceduto. Prendo lo spunto come primo approccio riguardo alla sede originaria. La sede originaria dell'archivio di CR Firenze, via Bufalini 6, è una sede forse non l'originarissima, come poi vi dirò più avanti, però è una sede che è ben collocata dal punto di vista della storia degli archivi bancari di Firenze città, perché è prossima al palazzo, al numero 2 di Via dei Servi, dove si conserva ancora l'archivio dei banchieri Naldini, che hanno operato fino alla fine del Cinquecento, è prossima alla sede dell'archivio Ginori, altra compagnia bancaria che ha operato nel Regno di Napoli, sempre in quel torno di anni, e soprattutto conserva l'archivio gli unici registri rimasti della Compagnia dei Bardi e dei Peruzzi, quindi quella che era la compagnia mercantile bancaria simbolo della Firenze del XIV secolo. Perciò esiste questo legame ideale tra le sedi, un'area di Firenze, questa nell'area vicinissima alla seconda cerchia di mura, dove si collocano gli archivi bancari del passato e questi archivi bancari del più recente passato, ma che comunque continuano ancora a aver vita. È una zona dove esiste quella sensibilità finanziaria che segnalava il dottor Patuelli nel suo intervento. Contestualmente a questa sensibilità finanziaria devo trattare quanto la sovrintendenza archivistica nel corso degli anni ha messo in atto per la vigilanza e la tutela degli archivi del patrimonio bancario toscano. È un interesse antico, è un interesse che risale già alla fine degli anni 60, quando il primo, il più antico archivio dichiarato di banca
nel 1968 fu quello della Cassa allora rurale artigiana di Signa. Questo interesse è proseguito negli ultimi 50 anni, si sono aggiunti appunto archivi di grande spessore come quello della Cassa di risparmio di Firenze, già dichiarato nel 2013, e quello di MPS che fu dichiarato a metà degli anni 90 e che costituisce insieme all'archivio della Cassa di risparmio di Firenze la più grande concentrazione archivistica bancaria della regione toscana e sicuramente un unicum tra tutti gli archivi bancari per antichità e per ampiezza di patrimonio. Qui sia in Toscana sia anche a livello ultranazionale. Questo nostro intervento è proseguito con la collaborazione del dottor Baglioni tra 2008 e 2010, quando sono stati censiti altri archivi toscani, e questo censimento ha compreso, ad esempio, senza fare un elenco dettagliato, dalla Cassa di risparmio di Volterra alla cassa ancora di Banco Rurale Artigiana del Mugello, e che ha permesso poi di arrivare fino all'inserimento nel SIUSA, nel Sistema Unificato di Informazione delle Soprintendenze Archivistiche, di una schede relativi agli archivi bancari. Queste schede relative agli archivi bancari, che attuate sotto la nostra vigilanza e con il nostro intervento, costituiscono a loro volta un unicum tra nelle soprintendenze archivistiche d'Italia. Per cui tra queste due colonne, il rispetto della sede originaria e la nostra sensibilità bancaria, l'ufficio ha operato anche nei confronti della Cassa di risparmio di Firenze. Quest'anno si festeggiano proprio nel 2021 gli 80 anni dalla prima visita di un funzionario della sovrintendenza archivistica all'archivio della Cassa di risparmio di Firenze. Nel 1941 il dottor Sergio Camerani fu ammesso, come si legge negli atti del nostro archivio, alla visita della sede dell'archivio che si trovava allora in via De Pucci, non era ancora qui in via Bufalini numero 6. Circa 16 anni dopo, il dottor Ristori invece visitò l'archivio che si trovava ancora in via Bufalini e che si trovava quindi in via Bufalini, quella che noi consideriamo e che si deve considerare come la sede originaria. Successivamente i rapporti tra l'ufficio e la soprintendenza archivistica sono stati rapporti cordialissimi e rapporti frequenti, fino agli ultimi degli anni 10, che hanno portato poi al grande intervento ordinamentale di cui tratterà il relatore dottor Baglioni e che vi potrà illustrare veramente con tanta dovizia di particolari. Ma esiste una costante nella nostra attività di vigilanza con la Cassa di risparmio, e la costante è quella che vi posso illustrare leggendo la relazione del 1941 del dottor Camerani. Salvo una piccola parte che molti anni fa fu danneggiata da un allagamento, tutto il resto è perfettamente conservato. Un'apposita scaffalatura in ferro con bande scorrevoli che chiudono i singoli scaffali garantisce la perfetta conservazione dei documenti. Siamo nel 1941. Si arriva alla metà degli anni 90, in cui si tratta ancora altri funzionari, il dottor Renato Del Fiole e la dottoressa Angela Abula, un archivio storico nel quale concentrare tutti i depositi settoriali di atti aventi tale rilevanza, meraviglioso condizionamento nella sala riunioni. Queste sono delle bellissime parole che anch'io mi sento di sottoscrivere e che voglio portare alla vostra attenzione, proprio perché al pari dei fondatori della Cassa di risparmio, da Cosimo Ridolfi, che è giù ritratto in scultura, a tutti coloro che con lui fondarono la banca, si tratta di personalità che avevano un archivio di famiglia, personalità che volevano conservare e tramandare la loro documentazione, la volevano tramandare e trasmettere. Quindi la Cassa di risparmio ha proprio nel DNA, al di là della legge che impone la conservazione di documenti, una
predisposizione naturale proprio all'ordinamento degli archivi e alla trasmissione degli archivi. Per concludere, una piccola nota che potrebbe sicuramente interessare il dottor Patuelli. L'archivio di Gioacchino Napoleone Gaddi Pepoli, dell'unificatore della monetazione italiana, si trovava in Toscana. È stato acquistato dallo Stato e destinato all'archivio di Stato di Bologna. È comparso da un antiquario il carteggio di Gioacchino Napoleone Gaddi Pepoli, che è stato il carteggio che lui ha scritto ai componenti familiari. Questo è in attesa di perfezionamento di vendita. Questo lotto completa la documentazione di Gioacchino Napoleone Gaddi Pepoli in entrata, che si trova all'archivio di Stato di Bologna. Sarà disponibile pertanto anche la documentazione in uscita, quelle lettere che lui ha scritto ai familiari e che potranno meglio chiarire l'attività e anche la personalità di questa figura, sempre tramite il nostro modesto lavoro presso la Soprintendenza Archivistica, che ha proprio questo compito di allargare la memoria, e con la dottoressa Costa sicuramente si opererà per gli altri archivi storici che Intesa San Paolo ha acquisito, affinché possano rimanere, essere fruiti e essere consultati, e soprattutto dimostrare la cultura finanziaria della nostra regione. Grazie. Grazie dottor Naldi. Interessantissimo tutto quello che lei ci ha detto, a complemento di quello che era stato detto anche da Patuelli e dalla dottoressa Costa. Ora chiederei alla dottoressa Sabina Magrini, direttore dell'Archivio di Stato di Firenze. Noi siamo un po' maschilisti, non si mette direttrice ma si mette direttore. Lei non si offenderà, immagino. Ecco, grazie. Innanzitutto ringrazio il Presidente della Fondazione Biblioteche, Aureliano Benedetti, per l'invito, così come il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e naturalmente Paola Mosi, con la quale ci siamo scambiate diverse mail di tipo organizzativo nei giorni precedenti questa importante occasione. Ora, finora si è parlato degli archivi e delle banche, dove sono? Io invece, dal punto di vista dell'Archivio di Stato di Firenze, presenterò un intervento differente, nel senso che vorrei concentrare l'attenzione su quelli che sono le fonti per la storia delle banche e del credito che sono presenti nell'Archivio di Stato di Firenze. Precedentemente, infatti, si è toccato questo tema, cioè si è parlato di due casi particolari, l'Archivio di Stato di Padova, l'Archivio di Stato di Cagliari, che conservano archivi di banche. Ma non è la norma, non è normale. Infatti, se intendiamo gli istituti bancari come appunto li conosciamo oggi, o almeno dal Novecento in poi, in Archivio di Stato di Firenze, così come presso altri archivi, non si conservano fondi di istituti bancari. Le funzioni degli archivi di Stato, come già ricordava a proposito dell'Archivio di Stato di Trieste Grazia Tatò, in una bellissima raccolta di saggi uscita nel 99, ma ancora estremamente interessante, le carte preziose, gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale, le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, appunto Grazia Tatò dice: gli archivi di Stato, come è noto e come già dice il loro nome di Stato, conservano documentazione statale e solo eccezionalmente archivi di banche che, essendo società private o enti pubblici, sono sottoposte alla vigilanza da parte delle soprintendenze archivistiche e non hanno obblighi di versamento degli atti negli archivi di Stato. Le eccezioni sono tanto eccezioni da essere arcinote. E appunto la Tatò cita l'archivio del Banco di San Giorgio, conservato nell'archivio di Stato di Genova, la Banca Bertolli, conservata nell'archivio di Stato di Lucca, e potremmo continuare appunto anche con questi casi specifici di Padova e Cagliari. Nonostante ciò, però,
le fonti conservate negli archivi di Stato sono sorprendentemente ricche e varie, anche se indirette. E questa osservazione che la Tatò fece per l'archivio di Stato di Trieste si può assolutamente riproporre per l'archivio di Stato di Firenze. Infatti, se prendiamo in esame smontiamo il concetto di banca e lo scomponiamo nei suoi elementi, moneta, cambio, credito, finanza, e consideriamo gli attuali istituti bancari come l'esito più recente di una più lunga e complessa evoluzione storica, e allora un'evoluzione storica che tra l'altro è inscindibile dalla stessa storia d'Europa, allora sì che l'archivio di Stato di Firenze è davvero ricchissimo. Presso il nostro archivio, infatti, si conservano molte fonti storiche indispensabili per illuminare questa evoluzione. E questo a cominciare dall'Alto Medioevo e dalle sue semplici carte di mutuo, confessioni di mutuo, di quietanza, di pegno. Possiamo vedere come il credito abbia giocato un suo ruolo anche in quella società, tra virgolette, primitiva. E da questo punto di vista, il diplomatico, e si parlava prima delle fonti accessibili online, anche l'archivio di Stato di Firenze, ma penso che gran parte di voi lo sapete già, da questo punto di vista il diplomatico consultabile online è il più ricco deposito di questi documenti. E la fascia che vedete è quella del diplomatico, che è visibile da gennaio di quest'anno a questa parte, perché per ragioni di tipo evolutivo, informatico, la nostra piattaforma si è evoluta all'interno di un progetto che è stato, come dire, guidato e seguito dall'Istituto Centrale per gli Archivi e che appunto ha preso avvio da online da gennaio del 2021. Ora, lo studio più importante a tale proposito è ancora quello di Violante Cinzio, sulla Milano del IX, tra i secoli IX e XI. Il ricorso al credito, nonostante la notissima condanna ecclesiastica, è stato messo in relazione alla carenza di moneta circolante dovuta alla frammentazione dei poteri e alla debolezza delle istituzioni pubbliche. Comunque, lo sviluppo delle autonomie comunali pose la necessità in ambito cittadino e poi intercittadino di gestire la moneta, sia nel senso della sua emissione, sia nel senso di garantire i rapporti di cambio tra le varie monotazioni cittadine. Ed ecco a tale proposito nascere a Firenze gli ufficiali della moneta, detti poi maestri della zecca, zecca di cui si conservano in archivio di Stato oltre 1000 pezzi che coprono il periodo dal 1314 al 1864. Quello che vedete è naturalmente uno dei pezzi più belli, più significativi, interessanti, il Maestri di Zecca 1, con queste meravigliose coperte, tavole, lignee dipinte. Ma un altro pezzo importante di questo fondo è rappresentato dal numero 79, il fondo ufficiali della moneta, poi maestri di zecca, che è il famoso registro denominato Fiorinaio, sempre a proposito appunto della moneta. Si tratta di un volume membranaceo la cui compilazione fu inaugurata nel 1317 per volere degli allora ufficiali della moneta Giovanni Villani e Gerardo Gentili. E vi furono riportati con molte lacune i nomi degli ufficiali della moneta di cui si aveva una qualche memoria e che si erano succeduti fino ad allora. Le descrizioni e le impressioni delle monete con i loro contrassegni dal 1252, anno in cui fu coniato il fiorino d'oro, e poi i nomi degli impiegati, le maestranze al servizio della zecca. L'elenco fu in seguito aggiornato in maniera più o meno costante. Vi furono inserite inoltre notazioni storiche e cronachistiche e informazioni tecniche circa la coniazione delle monete. E su questi aspetti, quella della monetazione, ci fornisce anche informazioni l'archivio dell'arte del cambio, circa 135 pezzi dal 1299 al 1778. Lo sviluppo dell'attività di manifattura e commercio fu molto forte in alcune aree d'Europa, specificatamente in Italia e particolarmente a Firenze, e questo non avrebbe potuto avere luogo senza un parallelo sviluppo del credito. Quest'ultimo, che rimane per ora unito alle attività commerciali e particolarmente a quelle di commercio a largo raggio,
internazionale. Era gestito a Firenze nell'arte di Calimale dei mercatanti. Non ci fu un'arte dei banchieri o dei prestatori. Ci sono state sicuramente aziende, però, che all'attività commerciale univano attività di credito, commercio del denaro e anche propriamente bancarie. I Gianfigliazzi forse furono gli unici a gestire, senza uno specifico paravento, una banca e proprio per questo furono collocati da Dante quale usurai all'inferno. I documenti di tali attività bancarie sono conservati negli archivi delle famiglie che le hanno gestite nei secoli. Dapprima Luca Faldi ha citato alcuni archivi di famiglia conservati non in archivio. Da noi forse i più famosi sono quelli relativi al Banco Medici, conservati nel fondo Medici Avanti il Principato. Ecco un'altra immagine dal Fiorinaio. E anche questo è una risorsa online stranota dell'Archivio di Stato di Firenze. Ma si tratta comunque di frammenti che si trovano all'interno di filze ricche di materiali di tutt'altro genere. Solo di un'unica azienda medievale si è conservato integro l'archivio, ma non è a Firenze. È quella del pratese Francesco Di Marco Datini, conservato presso l'Archivio di Stato di Prato, anch'esso consultabile online. Questo archivio merita davvero, per la sua eccezionalità, una piccola parentesi. Per la sua documentazione così ampia, completa, relativa a un sistema di aziende mercantili che si possono davvero definire una vera e propria holding tardo-medievale, è giunta fino a noi, esiste appunto un attentissimo studio da parte dell'Archivio di Stato. Questo archivio conserva la memoria non solo dell'attività posta in essere dalle aziende Datini, ma attraverso la corrispondenza e la stessa contabilità anche quella relativa ad altre centinaia di aziende in rapporto con le prime, oltre a un'importante quantità di informazioni sull'intero mondo economico del tempo. Tale è l'importanza dell'archivio che l'Archivio di Prato sta collaborando con Banca d'Italia per la realizzazione da parte di quest'ultima di un percorso museale sulla storia della finanza, che per il suo focus sul periodo basso medievale si basa proprio sul materiale Datini, il costituendo museo di Banca d'Italia in via nazionale presso quella sede meravigliosa dove sono state trovate le tracce della decorazione di balla del periodo dei primi del Novecento a Via Nazionale. Non so se conoscete questa sede meravigliosa dove sono state trovate queste decorazioni, che era un caffè danzante frequentato da futuristi, e per la realizzazione di questo museo della moneta è prevista anche la collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, perché nasce proprio in quel contesto musicale dei primi del Novecento che vide proprio la nascita anche della discoteca di Stato, e cioè tutta una comunanza. Quando si lavorava, perché ho lavorato a questo progetto quando ero direttrice dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori, l'avevamo chiamato progetto Moneta Sonante, perché avremmo accompagnato la parte appunto monetaria all'esposizione di tutta una serie di grammofoni e musiche dei primi del Novecento, del periodo futurista. Ma torniamo a noi. Il Comune di Firenze non poteva lasciare il controllo della regolarità dei commerci e della banca alle associazioni di mestiere, per cui queste vennero, per così dire, progressivamente istituzionalizzate, soprattutto a partire da quando al vertice del Comune vi furono i priori delle arti. La giustizia mercantile, che prima era affidata ad una commissione arbitrale interna, venne quindi affidata in via esclusiva al Tribunale della Mercanzia, assunto già nel 1308 nel sistema giudiziario del Comune, con giurisdizione riservata sulla materia commerciale e finanziaria, le cui sentenze erano inappellabili. Il Fondo Tribunale di Mercanzia, oltre 11.000 pezzi dal 1311 al 1779, è il più vasto fondo giudiziario specializzato nel contenzioso commerciale e bancario che si conserva a Firenze, ed una fonte inesauribile di informazioni sulla storia della mercatura e della banca medievale e moderna. In epoca lorenese le competenze del Tribunale di Mercanzia passeranno alla Camera di Commercio, che ebbe anche competenze civili e penali, mentre in epoca francese, nella successiva restaurazione, passarono al Tribunale di Commercio, che fu soppresso nel 1838. Come si è detto prima,
Sono questi gli anni in cui si pongono le basi per la nascita del moderno sistema bancario in Toscana. Nel 1817 nasce la Cassa di Sconto di Firenze, con partecipazioni di capitale granducale. Nel 1826, con la partecipazione di capitale privato, nascono altre realtà. Fondamentale nel 1829 la nascita della Cassa di Risparmio di Firenze. Ma di queste banche effettivamente si intercetta poco nell'archivio di Stato di Firenze, a meno che non subiscano fallimenti. E questo diventerà più evidente con gli anni a venire. Dopo l'Unità d'Italia, da un lato, il controllo sul contenzioso spettò alle Camere di Commercio e la sanzione, invece, al Tribunale Civile e Penale. Oggi, invece, tutto ciò è passato al Tribunale Ordinario, cui spetta, tra le altre cose, la materia fallimentare. Il fondo che conserva maggiormente documentazione inerente alle banche nell'archivio di Stato è, nel posto unitario, il Tribunale di Firenze, il fondo relativo al Tribunale di Firenze. Atti in materia di commercio, e in particolare in due serie, quella del registro delle società con i rispettivi fascicoli e specificatamente i fascicoli dei fallimenti. Tra i fallimenti, infatti, vi sono quelli di molte banche. Ecco, col Fondo Tribunale di Firenze, ecco, per esempio, le carte relative alla Banca Toscana. Altro punto di contatto allora, tutto ciò per dire che, appunto, che in archivio si conservano tra gli atti di tribunale sia i procedimenti fallimentari, sia i registri che i fascicoli del registro delle imprese, quest'ultimi fino al 1940 circa, che in parte a Firenze si trovano in deposito anche presso la Camera di Commercio. Qui la situazione è diversa sul territorio. Il passaggio di competenze infatti ha determinato passaggi di carte, ma non sempre nei vari territori, nei vari centri, questo passaggio di carte è avvenuto nello stesso modo. Se a Firenze le carte sono oggi divise, in parte hanno seguito gli atti del Tribunale e sono in archivio di Stato, in parte, come ho detto, si trovano alla Camera di Commercio, ma a Lucca invece questo non accade. Per esempio, lì tutta la documentazione inerente al registro delle imprese viene trasmessa dal Tribunale alla Camera di Commercio e oggi sono integralmente e amorevolmente, direi, conservate presso l'archivio storico di quella Camera. Proprio durante il periodo del mio interim alla sovrintendenza ho potuto analizzare, vedere, applaudire una recente, diciamo, pubblicazione inventariale relativa appunto al materiale della Camera di Commercio di Lucca. Altro punto di contatto quindi tra l'archivio di Stato e questo mondo bancario è rappresentato dal fatto, da questa realtà, ossia la riforma del codice del commercio del 1883 che istituisce il registro delle imprese, prima presso le cancellerie commerciali del Tribunale e poi dalla fine degli anni 90 del Novecento riunito nelle Camere di Commercio. Ora, finora abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle imprese più grandi. Tuttavia, al di sotto di questo mondo, delle grandi aziende bancarie controllate dalle grandi famiglie, vi è tutta una, come dire, pletora di attività medio-piccole e piccolissime, in cui il credito è stato praticato ampiamente, così come il credito tra privati. Questi aspetti sono ampiamente documentati in archivio di Stato di Firenze, in primo luogo nei fondi notarili, il notarilante Cosimiano tra il secolo XIII e 1569 e il notarile moderno tra 1569 e 1859, e anche nel fondo miscellanea denominato Libri di Commercio, dal 1413 fino al XIX secolo, circa 2500 pezzi, costituiti dai libri di commercio provenienti da vari tribunali. A parte, poi, vi era il credito al consumo, affidato quasi sempre ad ebrei. E in archivio di Stato di Firenze si conservano per il secolo XV i patti di condotta stipulati tra la Repubblica e vari prestatori ebrei
e nella miscellanea repubblicana si conserva un eccezionale libro di pegni di uno di questi prestatori e che potete vedere a video. Si tratta di un pezzo notevolissimo, di una mano che scrive appunto con caratteri ebraici, ma che scrive sostanzialmente in italiano, in volgare. E, come dire, l'abilità della mano a spaziare, evidentemente tra i tuoi registri grafici, il registro del volgare da una parte, il registro dell'ebraico, è evidente in alcuni gruppi di lettere. Questo è un documento davvero eccezionale, non sono molti i documenti in Italia conservati che testimoniano testi in volgare, ma scritti in caratteri ebraici. Simone Sartini, che ha molto contribuito a questa ricerca di cui vi sto presentando insomma i lavori, i risultati, mi parlava di un caso a Lucca che lui conosce, di un carteggio. Da parte mia conosco il testo di un testo poetico in volgare sui dolori delle genti di Sion, conservato in un manoscritto proveniente dalla scuola della Torah della comunità di Ferrara, e anche questo testo, sono tutti testi appunto basso medievali davvero particolari, rarissimi. Ora, per riallacciarmi a quanto detto all'inizio di questo mio excursus sulle ragioni dell'assenza degli archivi delle banche propriamente dette tra i fondi conservati in Archivio di Stato di Firenze, vorrei anche evidenziare un aspetto per ovvio. In un archivio di Stato si conservano soprattutto fonti di tipo pubblico e quindi in questa occasione un cenno alla finanza pubblica è d'obbligo, perché fu proprio in questo contesto che ebbero luogo grandi sperimentazioni gravide di conseguenze future che lasciano la loro traccia in archivio di Stato. Sotto l'egida di Savonarola nel 1495 venne istituito a Firenze il Monte di Pietà, che per combattere il prestito a consumo, su pegno e ad usura, dava prestito su pegno senza richiesta di pagamento di interessi. In epoca medicea però l'istituto cambiò progressivamente la propria funzione, trasformandosi in un vero e proprio istituto bancario gestito dallo Stato, il Monte di Pietà, il cui fondo conta 1500 pezzi che vanno dal 1496 al 1788. Un'altra tipologia di monte su cui sarà importante soffermarci è il cosiddetto monte comune. A Firenze solo per i cittadini parte delle imposte dirette era riscossa nella forma della prestanza, ovvero come una forma di prestito rimborsabile garantito dalla tassazione indiretta. E verso la metà del 300, vista l'impossibilità di restituire il debito contratto con i cittadini, il Comune procedette ad un'operazione di consolidamento del debito, riunendo tutte le prestanze in una massa unica, il monte, pagando ai cittadini una rendita perpetua sulla base di un determinato tasso di interesse. Questa operazione venne realizzata mediante l'emissione di veri e propri titoli obbligazionari, i luoghi del monte, i luoghi di monte, intestati ai creditori, ma resi commerciabili, dando così il via ad una sorta di mercato di titoli di Stato, emessi dal Comune, ma commerciabili anche dai privati, con un tasso di interesse unico annuo del 5%. I titoli erano negoziabili e perché la permuta fosse effettiva era sufficiente esibire un atto notariale agli scrivani che si occupavano della tenuta e aggiornamento dei cosiddetti libri del monte. Intorno a questi titoli del debito pubblico si creò fin da subito un mercato in cui si distinse un gruppo di speculatori, comprendente sia individui singoli sia società e gruppi familiari. Anche molti forestieri intravidero l'interesse del gioco e investirono il loro denaro nel debito pubblico fiorentino, tanto che furono emanate numerose provvisioni restrittive nei confronti degli stranieri. Il ricorso al debito pubblico, attraverso l'imposizione di prestiti forzosi o volontari e quindi l'erezione di nuovi monti particolari, fu una risorsa più volte adottata e rinnovata sia dai governi repubblicani sia dai principi di Casa Medici, ed il sistema si perpetrò. E si servirono per esigenze anche particolari nuovi monti, per esempio per finanziare la conquista di Pisa o il Monte delle Doti.
Tutta la gestione di queste varie forme di debito pubblico sono conservate nel grande fondo del Monte Comune, oltre 4.000 pezzi dal secolo XIV alla fine del XVIII secolo. Naturalmente non andò sempre tutto bene e nel corso del tempo vari furono i tentativi di riduzione del debito pubblico. Nei momenti di maggiore difficoltà il Comune optò per un pagamento dilazionato, fece ricorso a risorse aggiuntive come i capitali disponibili presso altri monti. Furono trovati vari tentativi, espedienti, ma di petto la questione del debito pubblico fu affrontata soltanto durante la dominazione francese e nel primo periodo della Restaurazione portò alla chiusura del debito pubblico toscano il 22 gennaio del 1822. E tutto questo è evidente nel fondo amministrazione del debito pubblico toscano, circa 500 pezzi che vanno dal 1809 al 1824. Ma poi se ne aprì un altro di debito pubblico che arriverà in dote allo Stato unitario. Da qui abbiamo il fondo debito pubblico toscano, 300 pezzi, che vanno dal 1852 al 1866. Ora, anche se a volo d'uccello, penso che la presentazione renda il senso di quanto conservato in Archivio di Stato di Firenze. Molti fondi, molti documenti, molte fonti per la ricostruzione di una storia molto articolata. I fondi citati sono, come dire, corredati di schede nel nostro sistema informativo, sono dotati di inventari, ma i fondi sono vasti. E gli inventari sono sommari e non è che aiutano fino in fondo la ricerca. E la stessa materia è molto complessa, molto tecnica. Quindi il lavoro da fare ancora per la valorizzazione di questi materiali è molto e credo che se lo facciamo insieme sarà meglio. E io ringrazio i colleghi dell'Archivio di Stato che mi hanno, come dire, trovato materiale e spunti per preparare questo lavoro. Simone Sartini l'ho già citato, ma anche i referenti per i vari, diciamo, settori, quindi Elisabetta Bettio, Paola Conti, Francesca Fiori, Francesca Roggi, Andrea Tanturli. E naturalmente ringrazio voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. Dottoressa Magrini, questa sua chiusura manzoniana è molto carina, ma devo dire che lei ci ha dato un profluvio di argomenti che ci rendono, come dire, consapevoli di una situazione per la quale, dopo l'intervento del dottor Balloni, io dovrò fare una domanda, perché ho partecipato anche a certe riunioni a proposito della moneta virtuale, per esempio. Quindi dovrò farvi una domanda dopo. Dottor Balloni, grazie. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie soprattutto a chi mi ha consentito operativamente di occuparmi di questa fonte straordinaria. Io credo di aver così avuto un po' la pretesa, e poi nell'intervento agli atti lo vedrete, di definire questo archivio come lo scrinium della memoria, associando allo scrinium ovviamente la funzione bancaria, che è quella di raccogliere i valori, i titoli che appunto la clientela possiede. Nello specifico qui invece vogliamo considerare il valore immateriale della memoria. E quindi mi è piaciuto così coniare questo termine. Dunque, io ho cominciato a collaborare appunto con l'archivio storico sin dal 2010. E vengo da una formazione di eccezionale valore, che è quella che ho maturato a Milano, proprio a Intesa San Paolo, sotto la guida espertissima della dottoressa Francesca Pino, che appunto ha
ha preceduto Barbara Costa, che si trova qui oggi. E quindi, diciamo, la mia formazione milanese mi ha reso possibile anche così, mi ha creato la carta da visita necessaria per poter occuparmi anche di questo straordinario archivio sul territorio. E quindi, di ritorno da Milano, di ritorno dalla mia lunga formazione, anni intensissimi milanesi con Intesa San Paolo, appunto mi ha reso possibile affrontare questa ottima proposta e occasione di collaborazione, che appunto nasceva nel 2010 e si è protratta più riprese fino ad oggi, più o meno, insomma, con varie interruzioni che sono sostanzialmente interruzioni dovute al normale corso degli eventi, ecco, insomma. E proprio nel 2010, insomma, la mia collaborazione iniziava con un dato estremamente sorprendente, che era quello del trasferimento degli archivi della Cassa nella nuova sede di Novoli, che molti di voi conosceranno, quindi nella periferia della città. Ed era curioso pensare come questo rapporto centro-periferia in qualche modo si ribaltasse, insomma, nel senso, una fonte così importante e così determinante per gli storici tout court, gli storici dell'economia, gli storici della società, in qualche modo avevano a disposizione questa fonte nel cuore della città. E improvvisamente la città tutta si sposta a Novoli, cioè a cominciare dal Tribunale di Firenze, a cominciare dallo stesso Cesare Alfieri, insomma, dal Polo di Scienze Sociali, dove io mi sono formato quando ancora era a Firenze, insomma, in Via Laura. E quindi, diciamo, era un periodo storico particolare questo, in cui bisognava provvedere ad assicurare questo trasferimento evitando dispersioni, perché come tutti gli archivi anche quello della Cassa ha subito nel tempo, e poi vi dirò brevemente, una serie di turbolenze, insomma. Oggi invece assistiamo all'operazione contraria, e cioè quella del trasferimento nuovamente a casa dell'archivio. Assistiamo a questa operazione anche grazie alla lungimiranza del gruppo Intesa San Paolo, che ha adottato, a mio avviso, una politica straordinaria, cioè quella di non impoverire i territori, di rispettare sostanzialmente la presenza di queste fonti sul territorio, e quindi di fare una sorta di regia tipica dell'archivio di concentrazione, ma lasciando saldo sul territorio queste testimonianze straordinarie. Pochi anni dopo la soprintendenza archivistica metteva a punto una nuova dichiarazione di particolare interesse storico, e nel 2010 io licenziavo l'unico inventario del fondo ottocentesco, del fondo che si trova in questa splendida sala, e di volumi rilegati, e vi parlerò poi brevemente anche di tale fondo, e generando un volume corposo che attualmente si trova in formato PDF di oltre 500 pagine, che speriamo possa essere anche reso disponibile su un sistema informativo, visto che la Fondazione Biblioteche aderisce al sistema documentario integrato dell'area fiorentina, ben noto con l'acronimo SDIAF.
Sempre nel 2010 licenziavo anche un altro strumento di consultazione che riguardava invece i fondi, il fondo dei libri sociali, cioè dei verbali, degli organi deliberanti che presentano ovviamente, soprattutto negli esemplari dell'Ottocento, un vero e proprio stile narrativo, insomma, rispetto a quello che poi troveremo, che ne so, dal secondo dopoguerra in poi. Devo dire che lo stile narrativo era straordinario. Insomma, io credo che queste personalità che sono state rammentate dai relatori, questa aristocrazia del denaro, che però ha una funzione filantropica straordinaria, era anche coltissima, cioè era capace di articolare verbali di eccezionale valore che oggi ritroviamo, grazie a Intesa San Paolo, fruibili attraverso la digitalizzazione, nel rispetto ovviamente della normativa e quindi dei 40 anni. Ultimo strumento altrettanto corposo riguarda invece l'archivio del Novecento, che è datato 2016, più o meno anch'esso si compone di oltre 350 pagine, oggi disponibile in PDF qui appunto in sala di studio. Ovviamente confidiamo di poter rendere questi strumenti fruibili anche attraverso dei software, insomma. A nostro avviso è giunta l'ora, insomma, di rendere partecipe il territorio e rendere fruibili questi strumenti. Brevemente vi narro un po' quella che è la vicenda archivistica assai curiosa qui a Firenze, qui nella Cassa di Risparmio. Ovviamente la Cassa di Risparmio ha un'articolazione sul territorio fin dall'Ottocento assai capillare, insomma, nello stesso anno di fondazione, insomma, l'anno successivo, sono già tre le dipendenze, le filiazioni, come si chiamava. Nel corso del secolo dell'Ottocento si arriva addirittura a coprire quasi integralmente il territorio toscano con 45 filiali, insomma. Quindi che cosa succede? Si comincia a produrre un archivio rilevante che non è soltanto la storia del territorio fiorentino, cioè della cassa centrale, ma di tutta la sua ampia articolazione. È un archivio importante perché già nell'Ottocento ci si rende conto che il supporto storico della cassa, lo sviluppo della città è eccezionale. La cassa ha già contribuito nel corso dell'Ottocento all'edificazione dei due mercati principali della città, cioè il mercato di San Lorenzo e il mercato di Sant'Ambrogio. E all'indomani dell'Unità d'Italia nel 1862 si affermava la cassa con la promozione e la costruzione del nuovo quartiere fiorentino sorto tra San Marco e le mura. E ancora di più negli anni di Firenze capitale, con tutta la vicenda estremamente studiata, analizzata dal senatore Giovanni Spadolini, che ha inciso molto sull'urbanistica della città e anche ovviamente sulla storia finanziaria assai particolare che conosciamo molto bene, anche quella della difficoltà economica e finanziaria del Comune di Firenze durante gli anni di Firenze Capitale. Quindi c'è una presa di consapevolezza che questa casta sta producendo la storia, insomma. E quindi in qualche modo tra il 1870 e il 1875 gli organi direttivi della cassa promuovono una riforma della tenuta dell'archivio nell'intento di assecondare un più pratico ordinamento, ecco. Ovviamente
si tratta, proprio in questi anni, si tratta, con risoluzione del Consiglio di amministrazione del 1876, di impiantare una vera e propria sezione archivi e di nominare un archivista preposto ad essi che avesse la formazione adeguata, e fu individuato nell'impiegato Antonio Sermanni, coadiuvato in tale compito da Doni Mantelatici. Ora francamente che già in questi anni due unità della Cassa di Risparmio, che in qualche modo lavorava su organici e staff molto snelli, decidesse appunto di dedicare due unità all'archivio, secondo me appare piuttosto significativo. Cioè ci si rende conto in effetti che la direzione è da subito animata a salvare la memoria, anche perché la Cassa deve dimostrare, con una testimonianza straordinaria, il suo ruolo proprio economico, sociale nella città. Ovviamente cosa succede? Succede che la proliferazione degli archivi della Cassa è tale che a un certo punto è necessario riorganizzare la stessa, e quindi si passa da una conservazione che direi quasi non prevedeva lo scarto, ci sono ancora straordinarie immagini che appunto testimoniano questa organizzazione sistematica, tipica dell'Ottocento, in cui la produzione ovviamente documentaria era più contenuta. E si arriva invece alla fine dell'Ottocento a una proliferazione che necessita di un intervento anche un po' più doloroso, cioè si passa all'ordinamento a posizione, che forse sacrifica ovviamente la tenuta integra dell'archivio. Però la ricchezza dell'Ottocento è tale per cui nel 1890 Martini Bernardi dà vita a quell'opera straordinaria che tutti conoscete di storia della Cassa, la prima vera storia della Cassa di Risparmio, e lo fa attingendo a questa straordinaria fonte e citando moltissimi documenti. Io credo che questa sia l'opera monumentale, poi ne seguono altre, ma insomma questa è il primo vero faro che illumina, è una sorta di cerino che illumina questo sterminato deposito di ricchezza immateriale, ecco. Ovviamente questa tenuta dell'archivio ha subito, ahimè, purtroppo, alcune distruzioni che sono dovute ovviamente all'evento calamitoso che ha ferito gravemente la città, e mi riferisco non tanto alla guerra, in qualche modo non è stata così deleteria per l'archivio come invece purtroppo lo è stata l'alluvione del 1966 che colpì la città. Ovviamente questa documentazione si trovava appunto nel centro storico, nella sede della Cassa Centrale, e le distruzioni furono assai notevoli, insomma. Seguono però a queste distruzioni anche delle selezioni indiscriminate a cui ho accennato, ovvero il Novecento lo possiamo definire come il secolo, se l'Ottocento era quello della conservazione integra, il Novecento è un po' il secolo della cancellazione. Cioè io credo che il Novecento sia il secolo per tutti gli enti, le istituzioni che hanno prodotto gli archivi, quello più critico, non a caso è quello che va curato e salvato. Insomma, l'interesse di noi archivisti è fortissimo verso il Novecento, e questo archivio non ha fatto eccezioni, e quindi
diciamo, e ciò che abbiamo oggi nell'archivio del Novecento è il risultato di una serie di purtroppo notevoli danni che ha subito l'archivio. A cavallo degli anni 50 e 60 del Novecento abbiamo un esponente dell'amministrazione archivistica assai notevole, che è Guido Pampaloni, che è stato direttore dell'archivio di Stato di Prato, che riorganizza i documenti superstiti all'alluvione. Questi documenti sono stati dati in restauro appunto al laboratorio dell'Abbazia di Santa Maria a Rosano e sono stati restituiti nella forma che appunto vedete qua nella sala scaffale, sono stati restituiti con una rilegatura che però ha forzato la natura di questi documenti. Cosa vi voglio dire? Sono stati rilegati documenti che invece sono nati sciolti, insomma, quindi è stata fatta un'operazione, diciamo, in qualche modo di forzatura, che col mio strumento di indagine e di accesso alla documentazione attraverso una tavola sinottica molto articolata ho cercato in qualche modo di ovviare. Cioè l'idea è stata quella di ricostruire, secondo il ben noto metodo storico di cui la Toscana si fa vanto, è stato proprio quello di ricostruire, indipendentemente da questa rilegatura forzata, perché purtroppo questa operazione non è stata coordinata da archivisti, cioè lì si mirava a salvare il salvabile, è stato fatto con un'operazione straordinaria, ma è stato fatto con alcune forzature, insomma. Quindi la ricostruzione esatta della stratificazione è possibile oggi. Quindi abbiamo, diciamo così, un riordino logico che è stata fatta col mio strumento e con questa tavola sinottica. E comunque Geno Pampaloni provvede nel 67, quindi all'indomani dell'alluvione, a stilare un nuovo inventario in forma di dattiloscritto di un tabulato a stampa molto articolato che riguarda tutti gli archivi aggregati, a cominciare da quelli più antichi, a quelli ai Monti di Pietà, e arrivare fino più o meno agli anni 50. Quindi è stato, diciamo, il Pampaloni è stato la base per poter intervenire poi per fare ulteriore dettaglio, cioè per arrivare a uno strumento che nel caso dell'archivio dell'Ottocento è diventato assai analitico, insomma. Tra Pampaloni e il mio strumento c'è stato un recente volume curato per conto della Fondazione Nuova Antologia Spadolini, curato da Emanuele Barletti e Isabella Napoli sotto la direzione del professor Luciano Segreto, che ha il pregio di fare il punto su quelle che sono le fonti complementari per ricostruire la storia della Cassa Centrale presso altri istituti, ovvero in primis presso l'Accademia dei Giorgofili, da dove provengono, come sapete, gli animatori della Cassa di Risparmio, presso l'Archivio di Stato di Firenze, per quanto riguarda in particolare l'Archivio del Monte di Pietà di Firenze, e presso l'Archivio Storico del Comune di Firenze. Anch'esso detiene alcune parti necessarie a ricostruire la storia del Monte di Pietà di Firenze. E altri carteggi di grande interesse degli stessi fondatori che si trovano sia presso il gabinetto Vessier che presso le famiglie e quindi gli archivi privati di famiglia nobiliare spesso che si trovano appunto sul territorio. Questo fondo antico che appunto abbiamo qua nella sala alle nostre spalle consta di 765 volumi che appunto abbracciano più o meno tutte le serie archivistiche che ha prodotto la Cassa di Risparmio, cioè i libri e i verbali degli organi statutari,
la corrispondenza e gli affari di direzione, i bilanci, i registri dei depositi, i mastri contabili, i registri delle ipoteche, i registri delle ispezioni, le miscellane, i manifesti e gli avvisi che sono di straordinario valore iconografico e anche tutta la serie appunto relativa alle casse affiliate, ovvero all'archivio prodotto fuori da Firenze. Il fondo contemporaneo è l'ultimo appunto che è stato affrontato ed è stato inventariato, presenta anch'esso uno strumento di consultazione assai corposo. Esso si compone di 3.300 unità archivistiche, si tratta di circa 260 metri lineari di documentazione, oltre a ben 6.500 disegni tecnici che riguardano invece il patrimonio immobiliare della banca, patrimonio che riguarda sia i palazzi storici vincolati appunto dalle soprintendenze, ma anche gli ambienti operativi, le filiali, gli sportelli, qualsiasi intervento è necessitato di risistemazione, di logistica di una filiale o di uno sportello è preziosamente documentato in questi disegni, che sono a mio avviso una fonte inesauribile di studio anche dell'arredo, del gusto, della funzionalità e del modo di fare banca e quindi dell'architettura stessa del business bancario, a mio avviso. E appunto i registri delle adunanze occupano 1120 unità, sono integre, e quelle qui conservate vanno dalla fondazione al 1992. Il 1992, come sapete, è la data in cui praticamente la legge Amato separa la SPA, cioè l'azienda, dall'ente, e quindi tutto ciò che è archivio post 1992 lo troviamo presso il gruppo Intesa San Paolo. E le serie sono frammentarie, è vero, nel senso, come dicevo prima, mentre l'archivio ottocentesco si presenta con un'integrità assolutamente encomiabile, questa del Novecento ha subito varie vicende, appunto. Però rispetto ad altri archivi bancari devo dire che sono fatti salvi tutti gli archivi prodotti dagli organi di governo, gli affari generali, l'organizzazione, il personale che seppure è decentrato e quindi si trova in quanto archivio sempre vivo presso appunto sedi che rimangono operative, la contabilità e il bilancio, la fiscalità, l'operatività e i servizi bancari, tutto ciò che è stato il rapporto di vigilanza con Banca d'Italia, le bellissime ispezioni alle filiali che sono un documento di straordinario valore. Io le associo, non voglio essere profano, ma alle visite pastorali, cioè nel senso che si tratta di un momento di grandissimo valore in cui la cassa centrale va sul territorio, analizza, studia le affiliazioni e insieme ad esse in qualche modo progetta il modo di fare banca più vicino possibile alla gente, al territorio. In fondo è questo lo spirito della Cassa di Risparmio, cioè è quello assolutamente di in qualche modo migliorare una società. Cioè la Cassa di Risparmio nasce per questo, raccoglie un'eredità eccezionale, che è quella dei Monti di Pietà, che abbiamo più volte citato. Tant'è che questo archivio presenta una serie di istituti
che hanno prodotto a loro volta altri archivi, i cosiddetti archivi aggregati, che sono di straordinario valore. A un certo punto la legislazione fascista in qualche modo invita le casse di risparmio a farsi carico della realtà dei Monti di Pietà, che si è molto molto deteriorata nel tempo, insomma. E le casse di risparmio svolgono questa funzione straordinaria, e per cui ereditano questa difficile situazione economica e finanziaria, la fanno propria e raccolgono con essa anche questo straordinario valore immateriale delle memorie che provenivano dai Monti di Pietà. Tra i principali fondi aggregati citiamo appunto l'azienda dei prestiti a Ruoti, che non è altro che l'evoluzione di fine Settecento di quello che è il Monte di Pietà di Firenze. C'è una piccolissima banca popolare di Firenzuola di cui abbiamo qualche documento superstite e che sarebbe interessante indagare. C'è anche la banca popolare della Maremma, questo per farvi capire che dentro la cassa di risparmio insistono più modelli di fare banca, insomma. C'è il Banco Ogni Santi, un piccolissimo banco fiorentino. C'è anche la Cassa dei Risparmi e Depositi di Cortona, che fu aggregata proprio durante gli anni 40. C'è il Credito Altafoglia. C'è tutta una produzione, un'interlocuzione con la federazione che riunisce le casse di risparmio della Toscana. C'è un bellissimo fondo piuttosto vasto di un gruppo navale, il cosiddetto gruppo Motosi, che vive un rapporto complesso con la cassa di risparmio. Si può parlare in qualche modo di deterioramento dei crediti ante litteram, e tutta la vicenda, diciamo così, di salvataggio e vendite di questo gruppo passa attraverso questa documentazione di straordinario valore che attende solo lo studio da parte degli storici economici. Abbiamo poi, oltre al Monte Pio di Firenze, il Monte Pio di Empoli e il Monte Pio di Montevarchi, altri due istituti straordinari che hanno esistito sul territorio toscano. Sempre nel Novecento, in archivio, potremo studiare qual è stato il ruolo, soprattutto finanziario, perché la Cassa di Risparmio è stata straordinaria in questo, nell'edificazione, ad esempio, della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che risale al 1902, così come alla costruzione del Palazzo delle Poste Centrali di Via Pellicceria. Un ruolo fondamentale la Cassa l'ho avuto nello sviluppo della rete tranviaria, quella ottocentesca, quella capillare che coprì il territorio fiorentino. Sempre nel Novecento ha avuto un ruolo straordinario nella riqualificazione del quartiere di Santa Croce. Ha sostenuto la Società degli Altiforni e delle Fonderie di Piombino. Nel secondo dopoguerra ha partecipato attivamente alla ricostruzione di un territorio ferito dalla guerra, e negli anni del miracolo economico si è impegnata fattivamente, abbiamo dei documenti di straordinario valore, nel finanziamento della realizzazione dell'autostrada del sole che univa un paese e univa un'economia, e qui a Firenze ha provveduto anche a promuovere l'edificazione del polo congressuale fiorentino, è stata uno degli attori fondamentali nello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica degli anni 50, dal piano in a casa ad ogni intervento di realizzazione
di edilizia economica. E ha contribuito, e poi non finiremo mai, devo dire, ai lavori per il restauro del teatro comunale, al potenziamento dell'aeroporto di Peretola. Vi ho fatto un quadro così, proprio a tinte acquerellate, di una realtà che ha subito, è vero, notevoli turbolenze, insomma, che però oggi viene restituita. Una realtà che ha un immenso valore, è un patrimonio appunto immateriale, quindi la cassa non rappresenta solo lo scrigno della ricchezza, i titoli e i valori di una città, ma la somma di una presenza fortissima sul territorio, cioè ogni cittadino fiorentino identifica la cassa come qualcosa, come protagonista straordinaria della vita del territorio, insomma. Oggi celebriamo quindi il ritorno di questa fonte notevole in questa sede straordinaria. Ci auguriamo che presto questa fonte sia studiata non solo dagli storici, dagli economisti, da coloro che si occupano di scienze sociali, ma dai cittadini che vogliono ritrovare in qualche modo in esso le curiosità e i tanti episodi che hanno caratterizzato in qualche modo il protagonismo della cassa nella vita sociale della città. E quindi questo doppio filo a cui la banca è legata, con gli abitanti e col patrimonio culturale della città. E quindi io vi lascio augurandomi che presto possiamo in qualche modo contare su nuove realizzazioni di studi e di curiosità, perché davvero è una storia assai articolata che merita tanta attenzione, tanta tutela e tanta valorizzazione. Ecco, grazie dell'attenzione. Grazie, dottor Palloni, perché ha fatto un excursus che poteva essere fatto da uno storico del sistema bancario a proposito di tutto quello che lei ha detto. Ora io però mi permetto, prima di fare una domanda che avevo pensato di fare ai signori relatori, vorrei introdurvi dietro le quinte della Cassa di Risparmio di Firenze e del sistema bancario italiano. Accompagnandomi come se voi foste i pompieri in uno spettacolo che si vede da dietro le quinte. A me è capitato per ragioni professionali di essere già negli anni Ottanta nell'Istituto Immobiliare Italiano, l'unica banca italiana che era quotata alla borsa di New York, che poi appunto si concentrò con San Paolo di Torino, e quindi mi capitò di essere nel Consiglio di San Paolo Torino. Tutto questo mi capitava prima di essere presidente della Cassa di Risparmio di Firenze. Sono stato presidente della Cassa di Risparmio dal 1994 al 2013, quindi per quasi 19 anni. Quando presi la presidenza, la prima cosa che mi venne fatto di fare per mia curiosità professionale è quella di andare a scartabellare nei verbali dei consigli di amministrazione degli anni precedenti. L'argomento centrale dei consigli di amministrazione fino agli anni primissimi, anni 90, era l'annata agraria. Quindi vi dice come è cambiata profondamente la situazione del sistema bancario, che è la cartina di tornasole del sistema sociale, dell'economia di un paese. Quindi, naturalmente, oggi nei consigli di amministrazione si parla più che altro dello spread, non dell'annata agraria. Sì, fa parte delle notizie sapere che il nostro Italian Sounding funziona, copiatissimo in tutto il mondo, ma poi quando io assunsi la presidenza della banca, dopo pochi anni riuscì a farla votare per merito dell'esecutivo della banca, cioè dei suoi dipendenti.
fu una sfida vinta magnificamente, però parlava prima il dottor Balloni di 45 sportelli. Io pensai, a quell'epoca la banca aveva 220 sportelli, pensai, bisogna arrivare almeno per coprire adeguatamente il territorio nostro almeno a 500 sportelli. Poi nel frattempo però c'era stata la concentrazione di Intesa con San Paolo, di Capitalia con Unicredito, e quindi si erano creati dei mostri di migliaia e migliaia di sportelli. E constatai, anche perché io ero nel Consiglio di San Paolo e poi nel Consiglio di Intesa San Paolo, che queste istituzioni investivano annualmente in informatica centinaia e centinaia di milioni. E quindi capii che la sfida era impossibile. E quindi poi si arrivò all'argomento della concentrazione di Cassa di Risparmio Firenze con le sue 12 casse di risparmio dell'Italia centrale. Si era arrivati a quasi 1000 sportelli, era nulla però, anche perché poi l'economia dell'Italia centrale, noi magnifichiamo questi territori, le colline, le meraviglie, le tradizioni storiche eccetera, però la nostra è un'economia prevalentemente a scarpe e foulard, quando invece al sud e al nord ci sono grandi istituzioni, imprese di portata internazionale. E quindi si decise per la concentrazione, fu una cosa di grande soddisfazione perché fu uno scambio di azioni tra Intesa San Paolo, che prendeva il controllo di Cassa di Risparmio Firenze e sue controllate, e con la Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, che diventò uno dei soci, diciamo così, di riferimento sotto l'ala della Fondazione Cariplo, Fondazione San Paolo, eccetera. Ecco, tutto questo come premessa per dire, ma quando oggi facciamo consigli di amministrazione ci mandano via filo le memorie, si apre l'iPad, si pigiano qualche bottone e si comincia a discutere tra noi dei vari argomenti. Dunque, io ho 86 anni, quindi sono già un superstite del mondo di ieri. Per me il documento cartaceo è Vangelo. Invece oggi cosa succede? Uno si porta in tasca una spinetta, la impigia dentro l'iPad e vede tutto quello che sta succedendo. Un esempio ce l'ha dato ora la direttrice dell'archivio storico, dell'archivio di Stato. Ecco, ma come vi immaginate che sarà nel continuare a comunicare tra noi gli archivi del tempo futuro? Anche perché poi questa chiavetta, se uno per l'appunto la sciupa, non funziona più. E poi è cambiato l'atteggiamento verso, per effetto degli strumenti, verso la comunicazione tra di noi. Oggi, per esempio, se guardiamo i verbali dei consigli di amministrazione, tra l'altro Intesa San Paolo ha il diletto di avere dei verbali scritti in un italiano diciamo degno di tale nome, perché in effetti da molte altre parti si parla di webinar, si parla di Bitcoin, eccetera eccetera. Allora, come vi immaginate, signori relatori, gli archivi dei tempi futuri? Perché avete detto, il dottor Mallone ha detto, l'Ottocento è stato un secolo di conservazione, il Novecento un secolo di distruzione, e il XXI? È una domanda. Sì, il XXI è il secolo del cloud, della nuvola, quindi dice già tutto, insomma, la nuvola è lì, è inconsistente, e peraltro diciamo il grosso del problema della nuvola e sta venendo fuori proprio in questi anni è l'impatto ambientale che avrà, perché in effetti l'utilizzo dei server e dei grandi repository digitali ha un impatto devastante sull'ambiente.
Questo, ecco, ma non questo... solo sull'ambiente, anche sul modo di ragionare. Sì, diciamo, a nostro avviso gli archivi sono cessati in quella narrazione straordinaria che era l'Ottocento, il Novecento, fino, a mio avviso, fino alla ricostruzione, dove i grandi interpreti interloquivano nei consigli di amministrazione bancari. Insomma, già negli anni 70 si vedono le prime crepe, c'è una finanziarizzazione degli istituti che cambia assolutamente le carte in tavola, e molte delle decisioni a partire dagli anni 80 io credo che le banche le prendano al telefono o durante una cena tra pochi, oppure nei grandi consessi internazionali, dove invece rimane fuori la base. Io credo che nell'Ottocento e anche in grossa parte del Novecento, ripeto fino agli anni 50, l'intento era invece quello di coinvolgere e quindi di lasciare traccia di questo coinvolgimento in queste narrazioni straordinarie. Sì. Quindi il futuro ovviamente non lo decidiamo. Dal punto di vista della dottoressa e anche della dottoressa Magrini, perché in effetti quando io ho cominciato una professione quasi un secolo fa, per esempio, si scriveva: per questo privato atto da tenere alla pari di un pubblico istrumento. Questo non si scrive più oggi, anzi non si scrive più da 30-40 anni, perché si correrebbero dietro i clienti che vedessero scritto un testo in questi termini. Però questa è una legislazione in quel senso. Oggi si scrivono tre parole per cercare di riassumere concetti importantissimi. Come la vedete voi questa situazione nel futuro? Vorrei sentire anche la dottoressa Magrini dopo. Allora, io posso dirle che più da storica, mi metto dalla parte di nasco come storica e poi divento artista. Allora, quando arrivò il telefono si pensò che tutti avrebbero telefonato e non avrebbero più lasciato tracce cartacee. Si pensava già negli anni 20-30 che gli archivi tutti si sarebbero telefonati e quindi non saremmo più riusciti in qualche modo a trovare i documenti importanti. Dottoressa, scusi se la interrompo, però scusi, oggi si fa l'amore con il cellulare. È così la grave situazione? Dico di che tempi. Ogni periodo Mattioli telefonava sempre, Raffaele Mattioli prima, certo, il dottor Patuelli aveva questo brutto vizio, soprattutto con i suoi ospiti milanesi, dopo le 8 di sera chiudeva la banca e cominciava a ricevere i suoi ospiti appunto nei saloni di Piazza Scala, e noi abbiamo le agende importantissime in cui si ricostruisce quali erano tutti gli appuntamenti del grandissimo banchiere. Io voglio solo dire che almeno per quanto mi riguarda noi stiamo lavorando tantissimo per consegnare alla storia quelli che sono i documenti che si producono adesso, che sono documenti digitali. Cioè, quello che cambia è ovviamente il supporto, che è molto più complicato in questo momento da salvare, però gli archivi si producono. Noi abbiamo il problema che noi stiamo cercando di valutare milioni di file che ci sono arrivati, per esempio, da UBI, ma veramente milioni di file, insomma, è molto complicato, però dobbiamo occuparcene. Cioè, in questo momento la banca Intesa San Paolo ha un grosso progetto che si chiama Progetto Archivi Digitali e ha creato, perché è una realtà, una piattaforma informatica che serve per il salvataggio della documentazione storica che nasce digitale. Nascere digitale vuol dire che l'originale del documento non è più la carta, ma è il file. Però cambia il supporto, è un supporto che ha delle problematiche tutte sue, però noi i documenti li produciamo spesso, ne produciamo anche troppi,
E quindi abbiamo, per esempio sulle mail, abbiamo un problema sicuramente che sta a noi insieme agli informatici qui. C'è la necessità di avere un dialogo fortissimo con gli informatici, ma noi abbiamo il dovere di occuparci, di salvarli questi archivi e di affrontare questo problema, perché ci sarà. Io sono un ottimista per natura, ma io posso dirle che se ognuno fa la sua parte, gli archivi riusciamo a salvarli. Il problema sono, secondo me, gli anni dal 2000 al 2010. Lì è un disastro, perché nessuno si poneva il problema di cosa sarebbe stato. Adesso tutti se lo pongono questo problema, e il fatto che tutti si pongano questo problema pone, scusate il gioco di parole, le premesse per in qualche modo trovare una soluzione. Però io sono convinta che gli archivi del futuro ci saranno assolutamente, riusciremo a... Noi per esempio in Intesa stiamo salvando tutto quello che è come documentazione nell'intranet della banca, dalle circolari, gli ordini di servizio. Certo, io solamente per la Cariplo, Roberto Vaglioni conosce bene, abbiamo credo un fondo circolari dall'Ottocento di 300 metri lineari, più dell'archivio della Cassa di Risparmio di Piero solo per il fondo circolari. Però noi, dal punto di vista informatico, abbiamo messo in salvo tutte le circolari prodotte da Intesa e poi da Intesa San Paolo dal 2004 in avanti. Sono in salvo, non in una nuvola, ma fisicamente in un posto più sicuro. Così, per esempio, tutti i video della Web TV. Una testimonianza incredibile della storia della banca, 6.000 video prodotti dalla Web TV in cui ci sono gli eventi, ci sono i maggiori eventi della banca, ci sono le interviste a tutti i manager, è un altro tipo di documento, certo, probabilmente non si trova la carta in quel caso, ma le testimonianze orali, i video in qualche modo... Si creano delle fonti che saranno importantissime degli storici, pericolosissime, ma come sono tutte le fonti, quando si farà la storia di Intesa San Paolo bisognerà attingere a una grande varietà di fonti, ma queste fonti ci saranno. Grazie, assolutamente. Dottoressa, ci può dire anche lei? Sì. Allora, mi riallaccio a quello che diceva Barbara Costa, perché di base ha messo l'accento sulla necessità dell'alleanza con gli informatici, perché l'alleanza è a tre, perché l'alleanza è tra chi produce il documento, l'informatico che fornirà delle indicazioni e che fornisce delle indicazioni, e l'archivista conservatore. Quindi le premesse per la corretta conservazione dei documenti nati digitali è nella loro corretta produzione, e nel momento in cui vengono prodotti correttamente vengono associati a dati, i famosi metadati amministrativi gestionali, che ne permetteranno la conservazione nel tempo. Quindi non si tratta di fare un file doc, un file word, un file così e si chiude lì. I file devono entrare in una filiera di produzione e conservazione dove, come dire, confluiscono una serie di expertise da parte appunto di informatici. D'altra parte, anche a livello nazionale, questa riflessione ormai è in atto da anni. Infatti, come diceva la collega, il problema si pone per gli albori, per i primi file nati che sono stati prodotti così, ma è da anni che c'è una riflessione in corso. Ci sono, da parte dell'Agenzia Italiana del Digitale, quindi l'AGID produce delle linee guida, e tutto questo, soprattutto una serie di appendici di queste linee guida, sono oggetto di lavoro anche da parte della Direzione Generale degli Archivi, che fornisce. Ah, poi tutto questo si riflette poi sull'attività delle soprintendenze molto concretamente, perché le varie realtà del territorio che cosa fanno? Ci chiedono l'autorizzazione nelle procedure di scarto o chiedono consulenza per la conservazione a lungo termine.
un caso concretissimo, uno degli ultimi che abbiamo affrontato in questi ultimi mesi, è da parte delle aziende sanitarie che devono procedere alla conservazione a lungo termine e pensano anche, per risparmi di spazi ed economici, alla dematerializzazione. Quindi digitalizzazione per conservare, si digitalizza addirittura per conservare, ma la conservazione deve avvenire secondo un processo ben specifico, un iter, e coinvolgendo poi dei centri, dei repository che siano, come dire, garanti di questa conservazione continua. Si deve creare, è brutto il paragone, ma rende credo molto l'idea, la catena del freddo. Catena del freddo non deve subire interruzioni, perché altrimenti il prodotto alimentare si degrada. Nel momento in cui si avvia la conservazione del file digitale, si deve garantire una catena di conservazione da parte di istituti che siano a ciò preposti, controllati e che siano naturalmente competenti. Se viene meno per solo un momento questa conservazione, a quel punto c'è il lecito dubbio dell'autenticità del documento. Ma come ho provato a dire molto velocemente, si tratta di una sinergia tra chi produce il documento, chi lo conserva, chi produce il documento da un punto di vista del soggetto produttore, l'informatico al quale si avvale e l'archivista, che già lo parlano questo linguaggio, perché sono diverse le realtà che si occupano già di questo fattivamente. Grazie. Prego. No, ma quello che ha detto Sabina Magrini risponde proprio all'attuale situazione di elaborazione che stiamo facendo a livello nazionale. Esistono dei protocolli di gestione dei flussi documentari che sostanzialmente sono fondati sui principi che diceva Sabina Magrini. Certo, non nascondiamoci un problema enorme, questo tipo di situazione comporta la catena del freddo che diceva lei, ovvero una continua gestione che non consente interruzioni, non soltanto per la legittimità, secondo un principio inglese della unbroken custody, ovvero la legittimità, cioè se il soggetto che lo conserva sempre. Non eravamo noi dentro questa logica, ma invece la informatizzazione ci spinge verso questa logica, ma anche per la sua conservazione, perché questi file devono migrare, e se questa migrazione non avviene per l'avanzare della tecnologia, poi è molto complicato a distanza di tempo leggerli, come succede a noi oggi quando abbiamo un dischetto degli anni 90. Detto questo, c'è però un problema capitale, che tutto quello che nasce fuori da questi protocolli, come si conserverà? Ecco, questo io non lo so. Io penso ai soggetti privati, alla documentazione cartacea che noi oggi ancora raccogliamo e che possiamo conservare. Tutto quello che fuoriesce da protocolli prestabiliti, quello è un mondo che finora è stato una grande ricchezza che abbiamo potuto conservare e su cui però una risposta chiara non ce l'abbiamo. Zona qua no, che però è grande ricchezza del patrimonio documentario. Quindi io sono ottimista, come la dottoressa Costa in generale, però certe soluzioni vanno ancora trovate su questo, perché se penso a quello che si produce oggi a livello di email, a livello di comunicazioni libere, che ieri poteva essere conservato, i carteggi familiari, per esempio, no? E che non rispondono a quei protocolli, come si conserveranno in futuro? È inutile nascondercelo, su questo una risposta solida non c'è. Ma io, Cosimo Ceccuti, Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Io volevo ringraziare tutti perché è stato un grandissimo arricchimento, ringraziare l'amico Aureliano perché il legame con la Fondazione è dalle origini, nel senso che abbiamo anche il catalogo librario in comune e c'è una stretta collaborazione
da quando Aureliano è diventato presidente. Ringraziare a dottoressa Costa per l'Intesa San Paolo, perché la nostra biblioteca e gran parte dell'archivio si trova proprio in locali di proprietà della Intesa San Paolo, già della Cassa di Risparmio, a Pian dei Giullari, dati appunto in comodato alla nostra fondazione. Beh, gli archivi per noi storici, non sono archivista, sono uno storico, però gli storici veri, quelli cioè che studiano, che fanno ricerca, non possono prescindere dagli archivi, perché la storia si studia negli archivi, ce l'ha insegnato De Felice, ce l'ha insegnato Spadolini. Quando si fanno libri su, che non vanno in archivio, sono conversazioni da bar o poco più. E quindi abbiamo frequentato tutti, insomma, tanti archivi nel corso della nostra vita e del nostro insegnamento proprio a scienze politiche in via Laura con l'amico Rogari, di cui parlava prima il dottore, in tanti anni. Bene, gli archivi, ve lo ricordo, sono passati ai beni culturali al momento dell'origine. Però ricordiamo, io ho vissuto come testimone accanto a Spadolini quel momento del 74, quando riuscirono, per volontà di Moro soprattutto, a staccare questa costolina nel grande mare magnum della pubblica istruzione, che era il Ministero per i beni culturali e ambientali, perché giustamente l'ambiente era considerato patrimonio. Però, se vi ricordate, nati per decreto legge, per cui in Italia, nella storia d'Italia, ci sono stati due soli ministeri nati per decreto legge: quello di Einaudi dopo la disfatta della guerra, e il Ministero dei Beni Culturali, perché la disfatta del patrimonio culturale nel 74 era praticamente paragonabile a quella della guerra, no? Con i musei che stavano in condizioni, ma non ve lo sto a ricordare. E gli archivi non c'erano inizialmente, perché si riteneva, almeno così politicamente, che il Ministero dell'Interno non avrebbe mai ceduto gli archivi. Fu invece un fatto quasi miracoloso, un decreto legge che, come sapete, richiede massimo 60 giorni per la conversione, fatto a metà dicembre del 74, riuscì, nonostante le vacanze di Natale, ad essere convertito il 29 gennaio del 75. E nella fase di conversione furono assegnati gli archivi, tranne credo la parte riservata di sicurezza che rimane, passarono ai beni culturali, e da lì è stato quel cammino che li ha portati avanti. Ecco, lo ricordava prima, noi abbiamo un archivio soprattutto sulla storia contemporanea, ovviamente, che tutte le carte della vita di Spadolini e quindi dei suoi ministeri, presenza del Consiglio, Senato, eccetera, archivio che è notificato alla sovrintendenza per il suo valore storico, e anche altri archivi importanti. Per esempio, ci avvicina di nuovo alla Cassa alle nostre fondazioni l'archivio De Ruggero, che è bellissimo, importantissimo, che ci avvicina perché Livia De Ruggero era la moglie di Renzo De Felice, e io, quando andai a Roma occupandomi dei libri che poi sarebbero venuti alla Cassa di Risparmio, lei aveva un armadio esattamente come quello bianco che vediamo lì, carico di carte, e diceva: le distruggerò tutte prima di morire, perché ci sono elementi familiari, di affetto, di marito con la moglie, eccetera, insomma, non voglio. E io a supplicarla, tanto che poi alla fine la convinci, e l'archivio di quelle chettere, che sono bellissime, sia sul periodo del fascismo sia sulla ricostruzione di Ruggero, sono. Ecco, questo è già un compito importante che dura tutt'oggi, perché noi con il nostro piccolo spazio siamo pressati. L'archivio Curcio, per esempio, che è stato docente a scienze politiche a cavallo, che devono sistemarlo. C'è questo problema di sistemazione e quindi un problema di salvataggio. Però quando Spadolini fu ministro, le parole chiave, come ha detto la dottoressa Costa, e oggi lei le ha ricordate, furono conservazione, valorizzazione e fruizione. Trovare questo difficile equilibrio. Io, nel mio piccolo, mi rendo quanto questo compito sia difficilissimo, specialmente a chi non è come me archivista come voi, cioè che conosce bene tutte le regole. Io sono uno storico, ho un'equipe molto brava, abbiamo quattro archiviste molto qualificate che seguono tutti i corsi dello SDIAF, eccetera. Quindi abbiamo poi un altro che abbiamo preso, che è particolarmente delicato e che viene praticamente, è un servizi segreti, archivista a Roma, venuto in pensione, ha sempre seguito Spadolini, poi si è messo a fare l'archivista quando Spadolini è morto nel 94, per non seguire più nessun politico, ma
dedicarsi proprio alle carte, che a questo delicato compito dei documenti che sono coperti da segreto. E la difficoltà mia, che non sono esperto, ma mi rendo conto a volte che non è così semplice sugli archivi privati, è le richieste che ci fanno, perché se richiedono un documento forse del 300 o del 400 non dà questo problema, ma come ha detto Aureliano all'inizio, quando ci sono da distinguere gli studiosi dai giornalisti, è capito che quando si guarda la storia del secondo dopoguerra, le richieste di guardare i documenti, i rapporti con Craxi, i rapporti con Andreotti, questo, quest'altro. Noi abbiamo un vincolo dato dall'ascito di Spadolini, che per 50 anni i documenti cosiddetti riservati non possono essere guardati. Ma è quello, in dei casi è facile, in dei casi è meno facile. Noi abbiamo fatto col Senato quel sistema degli archivi, portata avanti dal Senato, per cui presidenti del Senato, eccetera, hanno fatto tutta come sa, ci hanno aiutato loro economicamente, hanno tutto nel sistema degli archivi del Senato e si guardava, mettete quello che voleva mettere, non è facile scegliere. Vi faccio un esempio pratico, io delle lettere di Mario Monti, rettore della Bocconi, Spadolini, presidente della Bocconi dal 74 alla morte, e la Bocconi è uno dei fiori all'occhiello della nostra cultura, del nostro insegnamento, una lettera di Marmonti in cui diceva preoccupati della Bocconi perché la cultura andava avanti, eccetera, fu pubblicata su un giornale dicendo avete visto quando Monti diventò presidente del Consiglio, Monti chiedeva aiuto a Spadolini, la cultura nella politica, è estremamente difficile rispondere, capito? In questo caso è difficile di dire come si fa a mettere o non a mettere alla consultazione, perché alcuni documenti è facile, quando sono culturali non ci sono problemi, quando sono rigorosamente politici o persone viventi, io non ho guardato questi documenti, siccome c'è un vincolo talmente lungo che io non ci sarò più quando scade, perché dal 94, 50 anni, cosa fanno, 44, io sono nato nel 44, avrei 100 anni, non si sa mai, si allunga, vabbè, però ciò che quando chi ci ha messo le mani, e sono state soprattutto, perché sapete, si può rifiutare tutto tranne che la magistratura, io ho avuto in 27 anni due sopralluoghi di due commissioni parlamentari, con valore di magistrato, ai quali si fa vedere tutto, che era uno per la commissione Moro e uno per la commissione che riguardava rapporti con la mafia, quindi quell'antimafia di Palermo, che sono venuti piante sull'aria, hanno guardato cassaforte, tutto quello che c'era. Non è che mi sono preso commenti, ma una presidente di questa commissione, quella della commissione Moro, per cui Spadolini ebbe un ruolo particolare, sia nella sua intransigenza contro il terrorismo, sia nei rapporti con la famiglia, perché Moro, e lui nemmeno lo sapeva, ma venne fuori dalle carte, aveva lasciato Spadolini come esecutore testamentario su tutta la sua parte culturale. E questa presidente mi disse, professore, quando queste carte saranno visibili, cambia la storia d'Italia. Non sono parole dette da questo magistrato che ti lasciano da dire, ecco, allora ti fanno capire anche la sorta di impotenza che noi abbiamo non essendo così qualificati come voi siete. Grazie a Dio possiamo rivolgersi, come ci rivolgiamo a chi è competente, per salvare questo patrimonio. Quindi Aureliano, hai ragione te, il futuro è una cosa tutta da sondare, ma già riuscissimo a salvare bene quello che è questo passato, che è uno straordinario passato, sarebbe già un grande successo. Grazie. Grazie. Realizzati nel periodo degli anni 80 del condono non sono più leggibili, quindi chi ha stampato qualcosa ce l'ha, chi non ha stampato non ha nulla, e vogliamo dire i floppy non si vedono più, ora neanche il CD, perché io chiedo agli studenti se mi portano il CD della Termini, ma il mio computer il CD non ce l'ha, ho una chiavetta, e andando avanti così, figuriamoci poi queste per le cose anche piuttosto importanti.
figuriamoci per le cose minute, speriamo bene. In questo momento io però sono pessimista, la conservazione è cartacea e speriamo bene. Ringrazio perché anch'io sono più vicino a te che... perché per esempio un fatto che non è stato ora considerato, ma quando la dottoressa Mazzini ha detto che c'è la triade, no? La produzione, l'osservazione e l'informatica. Ma nell'ambito della produzione, quando tu devi predisporre dei testi per un consiglio di amministrazione, oggi un'enorme parte di questo, di questa attività è diciamo predisposta in istogrammi. Non c'è più la prosa attica, non c'è più la riflessione già ponderata sul verbale o sulla memoria portata in verbale. Si è modificata profondamente la cultura e l'atteggiamento psicologico degli operatori, degli attori. Speriamo bene. Io vi ringrazio tantissimo del vostro lavoro. No, tutto perché bisognava un po' uscire da me. E quindi speriamo poi che questo archivio possa essere esaminato, che dia specialmente ai giovani, diciamo, riflessioni delle prese cose. Anche tesi di laurea questo.